Buonasera, buonasera, siamo al Teatro Luzzo e oggi è la penultima serata dello spettacolo Paolo Cavalieri ha messo punto per la regia di Giovanni Allocca. E andiamo a conoscere un po' il cast. Ecco qua, subito, eccolo qua, eccolo qua. Amedeo Mattiello, che cosa interpreti? Il protagonista. Sì, grande Edoardo. Senza comprare facciamo. La gente non confronta più, perché già sabato scorso hanno detto non ci hai fatto rimpiangere il grande Edoardo. Ma questo non lo so se è uno sfottò, se è una presa per i fondelli o no, un complimento. L'importante è metterci del proprio. Sì, tu mettici del proprio, infatti il capello. Fatti crescere. Ah, perché adesso spieghiamo. C'è un trucco particolare. Poi vedrete nel proprio nella commedia. Ci sono commedia, due o tre personaggi che fanno veramente hanno un trucco veramente top. Quasi cinematografico. Troppo bello. Grazie Amedeo. Allora, un attimo, eccolo qua. Signori, Ernesto Punto. Signori, un po' di silenzio, sta parlando Ernesto Punto. Ernesto, però leva occasione, Ernesto Punto. Io sono Ernesto Punto. Cosa interpreti in questo momento? A dirlo in Non ti pago. Io dirle una parte che adesso faccio e sono molto orgoglioso di poterla interpretare con questa compagnia, dove ci stanno degli attori e delle attrici veramente bravissimi. Poi oltretutto chiudo un pochettino questo cerchio, due attori che stanno con Luca De Filippi in vita e facevano Non ti pago. E poi dopo morto Luca De Filippi hanno continuato, già felice imparato. E hanno fatto quasi 200 repliche. Quindi sono Gianni Allocca e Gianni Cannavacciuolo. Noi siamo veramente, io sono contentissimo e sono veramente felicissimo di far parte di questa compagnia. Stasera è la terza replica, domani è la quarta e poi ovviamente non ne facciamo più, anche se le richieste ci stanno, però purtroppo ognuno di loro deve partire per altre mete a fare spettacolo e tutto il resto appeso. Se vuoi presentare qualcun altro, sì, Carmen Di Mauro, eccola qua, che ha appena preso una bottiglina d'acqua per rischiarsi la voce, bravissima. Hai visto? Lei fa i vocalizzi prima dello spettacolo, perché questo è un musical, diciamo, è un musical. Scusami, tu fa. Vabbè, ragazzi, Carmen Di Mauro, cosa interpreti? La cameriera, persona sempre importante. Sì. Margherita. Se non c'è la cameriera non si va avanti. Cos'è il nome Margherita? Margherita. Chi te l'ha messo? Edoardo? Signori, Carmen Di Mauro. Ciao ragazzi. Venite a vedere lo spettacolo, ancora domani siamo, e oggi è domani, quindi venite, così potete vedere pure a Margherita e i suoi petali. Va bene, andiamo avanti. Ah! Eccolo qua. Qua ci presentiamo insieme. Allora, fratello Frungillo. Mi è capitato lui. Siamo fratelli. In questo spettacolo io e lui siamo fratelli. L'attore Gianni Gabriele. Attore e amico Gianni Gabriele. È fratello. Attore, amico e fratello. Io sono il fratello maggiore. Il fratello del fratello. Quindi dovrei avere i difetti. Invece no, parlo solo io. Parlo solo io. State zitti. Quindi noi interpretiamo i fratelli Frungillo, purtroppo ci è morto il cane, e ce l'andiamo, ci hanno ucciso il cane e noi ce l'andiamo a prendere con il protagonista. E abbiamo un'acconciatura abbastanza particolare, come diceva prima Amedeo, alcuni di noi hanno veramente delle acconciature per tipo, vedrete, Gianni Gabriele è un'acconciatura fantastica. Mi fa piacere lavorare con questa compagnia come al solito, perché a parte il palcoscenico, ma c'è un feeling al di là del palcoscenico, va al di là e va oltre, quindi stiamo bene insieme e lavoriamo bene insieme. Grazie Gianni, andiamo avanti, vediamo un po' di Amedeo. Tina l'hai fatta? Ti presento un altro amico. Il coerentissimo Fausto Bellone. Buonasera a tutti. Coerentemente, cosa interpreti? Interpreto umilmente e coerentemente Mario Bertolini, questa classicissima Non ti pago, con questa bella regia, una bellissima compagnia, e come sempre è un piacere condividere, come appunto diceva anche Gianni, non solo l'aspetto professionale,
ma anche l'aspetto umano, perché veramente sono un gruppo di amici e si sta bene. Quindi per quelli che l'hanno vista e per coloro che la vedranno in questa edizione video, dove questi sono i contenuti speciali, no? Quindi buona visione e speriamo di divertirvi sempre al vostro servizio. Ciao! Benissimo, vieni, vieni, vieni. Adesso entriamo in un camerino molto particolare. Signore e signori, l'attrice Rossella Di Luca. Un applauso, ragazzi, un applauso. Camerino dei malati. Camerino dei malati. Ah, cosa stai... Allora, vediamo l'attrice. Entriamo veramente nella vita privata di un'attrice che sta prendendo... Cosa stai prendendo? Integratori per il raffreddore. Un integratore per il raffreddore. Perché, perché diceva De Filippo che per fare il teatro ci vuole la salute. La salute dobbiamo integrare. Il teatro dove si fa? Il gelo. Quindi si fa del gelo e noi prendiamo il gelo. E prendiamo il gelo. Allora, Rossella, lo so che devi bere sta cosa. Un attimo. Allora, Rossella, che cosa interpreti in questo spettacolo? Dillo. Stella. Stellina, la notte si avvicina. Stella, Stellina. Stella Guaiolo. Stella Guaiolo. Chi è questa Stella Guaiolo? Racconta ai nostri amici. La figlia del protagonista. Cioè, non mi vede, poi mi siete pure io. Ecco qua, io facciamo proprio il salotto di Rossella. E ci vuole la sigla, vai. Sì, no, non ce l'abbia. Poi ce la metteremo in post-produzione. Bene. Allora, prego, Stella Guaiolo racconta. C'ho pure la caramella con lei in bocca. Vabbè. No, vabbè, Stella è la... Che ragazza è Stella Guaiolo? Stella è la figlia del protagonista, sì, che è innamorata di Mario Bertolini. Ma il papà non vuole. Alla fine, per una serie di vicissitudini, come parla con te? Riesce, perché Fausto Bellone fa i segni? No, lascia stare, è la regia. Ah, vabbè, comunque riesce a sposare Mario. Abbiamo in pentola? Abbiamo in pentola, dai. Un calderone di cose. Voi non lo vedete, ma Fausto Bellone fa i segni. Ma è la regia, l'altra regia, vai. Vabbè, comunque buona visione, questo è il backstage del DVD. Sì. Allora, buona visione a tutti e ci vediamo al cinema. Yeah! Ah no, non è un trailer. No. Diciamo. Ah, non dove è ci vediamo? A teatro. A casa vostra. Sì, con il cuore. Vabbè, basta, andiamo avanti. Taglia. Allora, ecco qui, allora... Vieni. Qui ci troviamo nel mercato di Resina. Allora, come Di Mauro è la proprietaria. Tre pezzi, 10 euro, ecco, come scegliete, signora, tutto quello che vuole. Allora, è venuto a trovare anche... Ecco, posso entrare? Eccola qua, la signorina, quindi signorina, tu, Nicoletta Fiorillo. Nicoletta Fiorillo. Detta Ninu. No, Ninu non è... Detta Carmela Zerminia. Detta Carmela Zerminia. C'è la versione giovanile e la versione da vecchietta. Sì, poi vedrete voi quale preferite. Io le preferisco tutte e due. Vabbè. Allora, Nicoletto, vuoi salutare i nostri amici che ci vedranno? Un bacione, ma soprattutto un buon divertimento. Oh yeah. Fallo quello che vuoi. Lo so che non lo puoi fare. Va bene, andiamo. Allora, un attimo solo, eccola qua. E one, e two, e three. Tina Gesù Maria! Mi partono gli applausi. Mi sembra eccessivo tutta già. Mamma mia, che entusiasmo! Che è successo? Mi buttano i soldi. Mi buttano cioccolato e che bello! Sì, perché noi siamo a dieta e quindi mangiamo cioccolato. Allora, Tina. Non sottolineare questa la mia forma di... Tina, allora, in questo spettacolo tu interpreti un ruolo molto importante. Concetta. La moglie di Ferdinando, protagonista. È una moglie che non mi somiglia tanto perché è molto buona. Tutto sommato buona. Tutto sommato è una donna buona che non litiga poco con il marito. Ma proprio pochino. Invece io sono la donna... Il minimo sindacale. No, sono Concetta, la mamma di Stella. Che sta ancora prendendo il Supradin, tra l'altro. Perché mamma, io ce lo dico sempre, mettiti in forza mamma. Ovviamente io ci tenevo a dire una cosa, visto che... Scusate, ne becca se... Guardate. Beccami. Vieni qua mamma, vieni un po' qua mamma. Guarda lei, perché è tornata dal matrimonio. Guardate a me... E poi avete visto Ferdinando mio marito, ovviamente la bambina noi l'abbiamo adottata. Era giusto farvelo sapere. Dall'Ucraina, da dove viene? Sei ucraina? Non lo so, però sto conoscendo adesso. Sì, ma mamma ti vuole maricere perché si trova bene. Pensano figlia a me, a chi aveva quell'essere di prima. Quell'essere di mondo. Sei venuto la vita a cercare la mia mamma naturale. Ti aiutiamo noi, ti portiamo a chiesa, pure mia. Chiesa. A cercare le tue vere origini. Va bene. Ciao. Bacio a tutti, venite anche domani. Vieni.
lo prendiamo alle spalle. Vieni, vieni, lo prendiamo, vieni qui, vieni. La facciamo in esterna, la facciamo. Dove lo vuoi? Il regista. Ciao, ciao. Giovanni Allocca. Che fai? Lo sfotto. Regista Giovanni Allocca. Buonasera. Allora. Chuck. Allora, c'è un sacco di gente di là che non capisco che cosa sta facendo. Mi metto la favore di camera. Sta qua la camera. Allora Gianni, raccontaci un po' di questo spettacolo e come hai vissuto questa esperienza con questa banda di matti. Questo spettacolo è nato un po' per scherzo, scommessa, un po' perché ci facciamo la scherzo. È andata molto bene, anche perché noi prove, tante prove non abbiamo fatto. E, sai, loro hanno provato con tra di loro, sono un gruppo affiatato, per cui quando sono arrivato io abbiamo messo a punto delle cose, lo aspettavo, va benissimo, la pulizia totale, sono bravi, ci divertiamo, tutto pieno, ma non vai a trovarmi. Bellone? Mi dice Bellone, mi devi dare un bacio. Bellone, mi devi dare un bacio, fossi pazzo. Saliamo gli accadere che la maci. Va bene, basta, va, tagliamola, poi, tagliamola. Lasciamo stare Bellone, che non ha voluto parlare, però comunque deve rompere, va bene? Esatto. Diciamolo, ok. Intanto andiamo in esterna, perché in esterna, signore e signori, non ci sta, non ci sta. Sto cercando Gianni Cannavacciuolo, non ci sta. Vediamo dov'è, forse in camerino? Forse in camerino Gianni Cannavacciuolo. Dov'è Gianni Cannavacciuolo? Ah, prego, 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 prego. Andiamo, 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 andiamo. Prego, prego, andiamo, andiamo. Non ci paga i salesiani per la signori, prima di andare con un altro attore, eccolo qua, sempre presente, Danny Bellone. Buonasera, buonasera a tutti. All'audio e alle luci? Esatto, sì. Bravissimo. Danny, quest'ennesima esperienza al Teatro Izzo. Allora, quest'ennesima esperienza al Teatro Izzo è, come sempre, una bellissima esperienza, ovviamente. Poi portiamo qui una commedia di spessore, no? Di fritto, quindi sono sempre contento quando vengono portate questo tipo di commedia qui in questo teatro, e anche non solo dal punto di vista lavorativo e tecnico, ma anche proprio è un piacere vedere i nostri attori della compagnia recitare in questa commedia e farla al meglio. Anche tu ovviamente ne fai parte, non so se è stato mamma detto mia, ma tu sei troppo buono, mi sono presentato da solo, io sono il fratello Frungillo. Esatto, sì. Grazie Danny. Grazie, e andiamo a, andiamo a vedere chi altro c'è qui. Attenzione, signore e signori, eccolo qui, ultimo ma non ultimo, Gianni Cannavacciuolo. E l'applauso te lo faccio io. Grazie. Allora, allora Gianni, io sto facendo l'intervistatore. Benissimo. Oggi, allora, perché hanno intercombattuto, ma ci schifo, e tu quindi vai a fare l'intervistatore, che è meglio. Speriamo che te la... Esatto. Allora, allora Gianni, prima di tutto, come ti sei trovato con questa compagnia di matti? Benissimo, perché già vi conoscevo da prima che mi dimettessero dal manicomio, come ben sai, quindi mi conoscevo, sapevo dove andavo a parare e piano, piano. Coscientemente sono sceso a Caserta per questo, diciamo, questo matrimonio artistico. Artistico, tra l'altro interpreti nello spettacolo Don Raffaele Consoli. Don Raffaele. Sì, divertente, con amici, peccato che siano poche repliche, comunque insomma... Chi si accontenta gode. Venite, ormai non venite a chi. Cioè, qui oggi e domani. Oggi e domani. Oggi è domani. Quindi, quello che fate è fatto. Grazie, sono felice e spero che questa esperienza si possa rinnovare con un altro spettacolo. Grazie a te Gianni. Grazie. Grazie. Allora, che dire, vogliamo presentare anche... No, non si vogliono far presentare. E allora, dal fratello Frungillo è tutto. Ok. E... Io sono il fratello Luigi Frungillo, in arte Domenico Bottone, è tutto, e buon divertimento, godetevi questa commedia e alla prossima, ciao! Thank you.
tanto tieni. Che è stato? Aia tiene, signor, appena ci hanno avuto la porta, sembra nato quello e mi ha dato il bacio. A quando mai? Uè, te l'avverto per l'ultima volta, annanza, signor, sta sto pizzo tuo, e signor, chissà quale volta che se ti sento uno pacchero, ti faccio care chi sta di tre dienti che ti sono rimasto. Ah, mi ha passato un bel uai con te rindassare. Ah già, se ti baciamo un giorno, un barbiere abbascio palazzo. A te c'è gusto, non c'è perdenza. Ah, ma che l'altro anno non ti vuole dire coscia sorte. Oh, beh. Allora fammi le brie, eh? Sicuro, facevo le coscia esso. Volesse sapere quando è che il marito mi si decide a te ne faccio. Una cugina, voi tenete la fortuna in casa e non la sapete apprezzare. Occhiglione e chissà, vostro marito coordinato sarà milionario e tutto questo per merito mio. Sicuro? Eppure voi si mostrisse per sentire. Cammina, tu vuoi far scena al marito, ma a me no. Se fosse per me, in questa casa non ci potessi più bere. Una cugina, ma io già mangiamo. Ma alla fine che faccio male? E ognuno si industria come può. Vattene, ma io faccio pazzo a chi lo povero Ferdinando. Un Gesù è che sono chi? Chi è il marito vostro che lo dica una cosa e ne fa no? Avanti, se mi era passato come ha fatto a perdere l'uomo? Io non ho ancora numero, chi lo pigliasse ne ho canale e tiene sorte e coscia. Ma Ferdinando dove sta? In cucina. Di là ci vado a portare i numeri giocati, numeri sicuri. Stanotte ci sono state le visioni. Verità là, verità quanta sordità. Il padre, ma che state dicendo? Una cugina, questi sono il ricavato delle visioni notturne. Il ricavato delle visioni notturne. Questate, ma io marito vostro siamo stati fino alle 4 stamattina a saltare un coppa di dito, a scrotare. Spieghi ciò fa, ma le si voglio manicomio tutto. La notte il cielo era nuvoloso e quando le nuvole si iniziano a intrecciare tra di loro si forma una specie di quadro plastico. Quadrata, compagna, figura, animale, quando ci sta la persona che conosce il trattato della composizione fumogena, fa la storia perfetta dei vivi e dei morti. E ne tratta il cosiddetto costrutto, e dal costrutto i numeri per eterni e quaderna. Per esempio, ha dominato stanotte che correva appresso a una ciuccia con una pancia tanta. Sì. Se va a abbonare il vostro socio, non sapete, un padre è un Ferdinando. Gli hanno dominato la ciuccia chi era? Chi è? Eravate voi! Io, ma davvero sta cosa andava! Proprio voi, perché poi la nulla si è trasformata e ha preso le vostre sembianze. Ah, ma non lo suocere vostro, non sapete, appena mi ha visto il tallonno e ha cominciato a correre. Oggi correvo come può correre nella nuvola. Ecco in manaizzato, come si stesse cercando a qualcuno faceva. Furtino! 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 Mezzo, che la tua nuvola parlava! Tiene il coscio storto e stato zitto, credi! E capite no, era un viandante. Dopo marciapiedi che avvocava Ferdinando. Dunque, le sembianze di Don Saverio erano perfette. Correva, perché correva? Non si sa. La voce che gridava Ferdinando era l'anima di Don Saverio che si era servito del viandante sul marciapiedi che si stava facendo una camminata per chiamare suo figlio. E ha giocato i numeri. E mo primo io. Mo primo tu. Ferdinando. Alla porta, mummia! Signor, sono dentro. Ma ha chiamato mummia! E tiene sotto e coscia! Vado di là, vado a portare i numeri a Don Ferdinando, ricordate voi potete dare la fortuna lì da casa, non c'è, e non la sapete apprezzare! Signor, ora ci stanno i figli a notare che stai a casa a fianco a noi. Notare Frongi? Sì, signor, ecco vanno trovando, noi a spendere con cucino. Appena ci salutano quando i programmi in mezzo alle scale, tenendo che la superi. Non parla con marito vostro. Tenne una brutta faccia, però. E falle tra sì, va bene. Entrate, signori! Buongiorno! Buongiorno! Vattene indo tu. Permettete? Accomodatevi. Grazie. E di che si tratta? Noi vogliamo parlare con Don Ferdinando Quagliolo. Solamente lui ci può dare la spiegazione di un certo affare. Già. Statta zitta. Acce pacienza. Già. Vedete, Ferdinando sta in cucina, sta mettendo i sugheri sulle bottiglie di pomodoro per l'inverno. Lo vuole fare con le mani sue perché dice che come le appila lui non le appila nessuno. Potete dire a me la stessa cosa. Donna Concetta, il nostro cane è morto. E lo chiami cane?
Lo chiami cane? Ma chi è il cane? Stato zitto! Era una persona di famiglia. Noi a tavola mettevamo prima il posto suo e poi il nostro. Asciutolino! Stato zitto! L'abbiamo trovato fuori al terrazzo con una pancia gonfia così e la schiuma verde che gli usciva dalla bocca e dal naso. No? Quella che usciva dal naso era gialla. Stato zitto! Asciutolino! Gialla! Il nonno sta più morto che vivo. Quello tiene una certa età, va a finire che per il troppo dispiacere, muore pure lui. No, questo è certo. O nonno mora più e sa masanire. Ehi, perdono. Tanto zitta. Faccio pazienza. Sentite, a me mi dispiace assai questo fatto, ma non capisco perché ce lo venite a raccontare a noi. Donna Concetta, il cane è stato ucciso da Don Ferdinando, vostro marito. È stato avvelenato! Ma ah, non lo dite bene per scherzo, non può essere. Quello Ferdinando vuole bene a tutti gli animali. Non farebbe male ad una mosca. No, 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 quello lo disse chiaramente ad alta voce, senza sapere che io dalla camera mia sentivo ogni cosa. Passa là, cane di monnezza! Ehi, sentite, ma stai inguaiando tutte e piante. Dire, Patrica, se i padroni tuoi non ti erano attaccati, ti vengo balena e ti faccio morire. Gli ha mantenuto la parola. La giovizia non c'è, con queste orecchie, no, con questi occhi miei, andavo a Sansetta Mira, la giovizia, ai sei suo seguccio, ai Adella, diverse notti, ha stato un coppe di trovo sul pigno. Con tutta la premeditazione. Che cinismo! Voglio dirlo qua da fare punto con me. Isse pure ci teneva noti, perché una volta mi è zeccata, avete un morso vicino alla gamba che ancora no. Sono ricorda. Sì, però quelle coppie ci vanno per, che ne sa, c'è il numero, per giocare i numeri. Comunque stanno venendo, ne abbiamo parlato qui. Fammelo andare. Passa l'ultimo anno che faccio i pumaroni, troppa fatica. Mo le mettiamo col mio metodo qua dentro. Ferdinando. Che c'è, che vuoi? Senti una cosa, stanno i figli e frungili, uno te l'affianca. Non vanno a parlare con te, non ci capite, vedono un po' con un nonno, Masaniello, non ci capite. Un nonno si chiama Masaniello. Che ne sa, ci vengono a parlare. Buonasera. Buongiorno, di che si tratta? Già, voi non sapete niente. La nostra presenza non vi fa sospettare di niente perché siete innocenti. Tu manco sai niente, tu! Che signore, state dicendo? Concetta, che stai facendo? Sto mantenendo il lieva da allodo, questi sono servizi che devo fare io col mio metodo. Lieva. Fordina, fai tu, ma me ne paghi! La prossima volta mi tre bottiglie di tanti dispenso, chiamiamo l'ingegnere! Pure buono un poco di maniera, specialmente in presenza di persone strane. Scusate, dunque voi parlate in una maniera, non ne sapete niente, siete innocenti, ma di che si tratta? Il cane della nostra famiglia è morto. È morto il cane! E come, ridete? È morto il cane! E quando muore un cane sorrido? Che c'entra, ma non è morto un cristiano? E sorrido? Non signore, è morto una bestia. Capisco che vi ha fatto dispiacere, perché uno se la cresce in famiglia. Ma d'altra parte, non ringraziate Dio, vi siete levato un fastidio e una puzza da dentro la casa. Ah, perché il fastidio era vostro! La puzza la sentivate voi? Sì. La sentivo pure io la puzza, perché il vostro cane aveva trovato il sistema di entrare nel mio terrazzo. Faceva il buco nell'arezzo. Bravo, samanava nel terrazzo, faceva i suoi bisogni grandi e piccoli nelle piante dei gerani e se ne scappava. E voi per questo lo avete soppresso? Soppresso, vedete che parole, non vi permettete, come faccio una querela? Abbiamo pregato. Ho pregato la Madonna di Pompei di farlo morire, questo sì, questo sì. Ma sono preghiere canile. Anzi, già che abbiamo ottenuto la grazia, ricorda il pacco di candele. So. Bravo, ma io non l'ho toccato proprio. Voi no, ma lo avete fatto avvelenare dal mandatario. Quello lì. Ah no, sei. Quando mai un mandatario ha parlato? Non signore, sei tu il mandatario. Tu mi sa associazione a delinquere. Ma sta dicendo, fratelli Fruncillo, ma cortesia, io quando incontravo un cane vostro, mi si creare le scale, io l'ero bello chiatto, così treva ancora piccinella, ma muoveva sempre perché era felice. E poi faceva la stessa cosa. Tu pure muoviva la coda. No, ero contento pure io. Poi un giorno, voi morto probabilmente, un giorno prima non l'avete fatto mangiare. Ma ho incontrato mia Cesca, tu sai, con una faccia sembrata un po' la carne. Sì, sì. Ma era da cane morto vicino al purpone. Polpaccio si dice. Polpaccio purpone. E se l'ha mangiato. Sì, sì. Ma so, da quel giorno in poi non ci siamo più salutati. Bravo, bravo. Guardate, ma vi dico una cosa, però non vi dovete offendere.
o quando può essere un delinquente. Sì. Sì, birbante, sì, sì, birbante, poi con quei peli che tenevi in faccia. No, io lo potevo anche denunciare. Sì, sì. Ma era un morto, secondo me. E va bene. No. Quindi voi non sapete niente? Proprio così, non ne sappiamo niente, andate via, lasciateci lavorare. E che andate a fare la notte sopra i tetti? Ma che interrogatorio. Niente, noi siccome io il sabato gioco al lotto, allora quando il cielo è nuvolo... aspetta, quando il cielo è nuvolo... Aspetta, sì, quando il cielo è nuvolo... Ma che buco! Non decidono parte dei numeri che non escono, siamo decimi, ma tutto qua. Hai ragione, sì. E la sera troppo di chiamare, a fare la barba. No, no. E ci porto specchio. Non signora, andiamo... Vediamo a fare un coppetino! Andiamo a prendere un poco d'aria! Ah, che siamo a fare? Io te l'avevo detto che non ottenevamo niente! Lo sapevate e ci siete venuti! Sentite! Voi mi siete sempre stato antipatico! Dal primo momento che siete venuto ad abitare vicino a noi, io alla mia famiglia lo dissi subito! Quel tipo non mi piace! E non ci sposiamo! Proprio così! Ma adesso, dopo la morte del povero Masaniello, e con tutti i giustificatissimi sospetti che ho sulla vostra persona, addirittura mi fate schifo! Dammelo poco questa bottiglia, c'ha già schiattato! State in casa vostra, provatevi! Schiattate, schiattate! Io vero c'ha schiatto! Ma di no, per favore, le bottiglie sono poche! Schiattate, schiattate! Ma c'ha morto! Schiattate, schiattate! Schiattate, schiattate! Guardate, guardate, guardate! Guardate, andate via! Andatevi! Iatevene che a noi bottiglie ci servono! E che vi posso dire? Dovete fare la stessa fine che avete fatto fare al nostro padre. La panza tanta e la schiuma verde che vi esce dalla bocca e dal naso. No, quello che esce dal naso deve essere giallo. Tanto sì, andiamo. Andatevi, andate. Non mi fate dire una parola. Ma buttate, andate. Vai via. Ma c'è la pazza. Uno deve essere provocato in casa propria. Pensate, se lui scia, ma come no, dai, frungilo, lui figli, lui scia. C'è cosa da pazzi. Se ne sono chiusi. Sì, sì, se ne sono andati. Mo ti dico una cosa, io per via di quei due cambio casa un'altra volta, me ne vado anche da qua. Ma te ne chiesto sono numeri? Chi è? Chi è? Ma te ne chiesto sono numeri? Ma chi è? Sì, tu, che buco. Ma te ne chiesto sono numeri, sei un cane. Ma io ti, a voi fanno questa settimana abbiamo giocato più di 200 biglietti. Ma che sia la settimana che vincimo? Non dice questa parola che porta sfortuna. Sei stato in custa casa. Allora se hai visto mai un padrone bancolotto che si occupa tutto il denaro di un bancolotto tuo stesso. Questi sono fatti che non ti riguardano. Il bancolotto era della felice memoria di mio padre, me l'ha lasciato in eredità, io mi gioco i soldi miei, non devo dare conto a nessuno. Tu fortunatamente quando sei arrivata ti ho sposata senza dote. Eri sdotata tu, hai capito? Eri sdotata! Quindi stata zitta! Sdotata! Sdotata! E quindi stata zitta e fatti i fatti tuoi! Era voglia di mano e piede, chi la segna? Non la vedi questa donna? Come la vedi? Questa è una donna tremenda! E perché sei lecito? Perché sta con c'è? Perché sei noiosa, sei scocciante! Tu sei, stambassati agli dì, tu sei scocciante, sapendo di essere scocciante. Ma hai trovato sì parole? Hai capito la finezza? Scocciante consapevole e senza attenuanti perché sei recidiva. Che lo sa che fa? Quando vedi che sono facendo un guai, perché capita alle volte, anzi, spesso, come si dice, errare a un mano. A mano destra, a mano destra, bravo. Sempre a mano destra. Bravo, bravo. Gli errori. Quello non è che si sta zitto, perché io a un certo punto capirei che sto sbagliando, non sono un cretino, e cambierei linea di condotta. Invece che lo dice, morri in faccia, si mette così che i braccia con sé. È istica, istica. No, Fortino, e mo fai una domanda. Fordino e non facessi una cosa, Fordino e chi non ha capato, se non lo fa, non lo fa, e io lo faccio per dispetto, per puntiglia, ma ravoglio mani e piedi, ma lo faccio. E a rispetto a che lo fai? Non lo so, conge, non lo so, ma tu sia morta mia. È permesso! Oh. Servo, Fordino! Ecco qua. Siete arrivata! Siete arrivata, la porta aperta, ma siete malati! Bum bum bum! Va a pigliare una scopa, una paletta, fa un presso, pulisci bene! È arrivata! E che l'avessi fatta che era la mania a bottiglia?
O fossi iettatore, dice la verità. Voi perché siete venuto qua in casa mia? Che siete venuto a fare? Avete lasciato il bangolotto da solo? Ci sono rimasto fino a tardi. Ha già venuto tutto esterno. Poi, siccome era venuto movimento, mi sono chiuso. Sono rimasti Don Bartolomeo, la signorina De Biase e il gobbetto. E rimanevate pure voi, c'è movimento di denaro. Io perché vi pago? Perché mi pagate? Ehi, perché vi pago? Perché mi pagate? Perché vi pago? Oh Gesù, che fa dovere mio per servirvi sempre. Ma io su sabato sto in libertà. Un sabato sì, e un sabato no. Tre non va ricordato. Un perdinato, ma voi a me non volete bene. E per sono pure un po' antipatico, e questo non sta bene. Non sta bene perché i vatori i pensieri. Sto grindo un bangolotto, la mano buonana mi papà fusto. E mi si dà congiato 4 per il tuo piatto. 4. Certo, sono un buonarello, voi riuscite 4. Ogni tanto goccio lampadilla, o si tuata, o si connestratta, terna, e vincete sempre! Sempre! Beh, che già fa? La fortuna mi assiste, e questo vi dovrebbe far piacere. La settimana passata pigliai 60.000 lire sulla ruota di Bari. Ecco, e dove? Insomma, è destino che avevamo mangiato in bianco. Dovete fare attenzione. Dovete fare attenzione! Io certamente non tengo nessuno, sono venuto piccirillo in un bancolotto vostro, e come si dice? Ma sono affezionato! Con Ferdinando, lui con mesi di con manufatto, con una concetta è come se fosse una mamma, e Stella... è mia figlia! E basta! Il padre, la madre e la figlia, è finita la famiglia! E ci siamo capiti, non ci dobbiamo dire niente più. E io la rispetto. Bravo. La rispetto come si può rispettare una sorella. Infatti ce lo dico sempre, zia Erminia. Stella è la corona della mia testa. E state d'accordo, perché io adesso ve la spacco e la corona non ve la mettete più. Spacchi, che spacchi? Mamma, io vado. Qui, va figlia mia, prendere. Papà, state buono. State buono. Uè, ma raccomando, tornate a presto. Ma papà, non c'è. Dove vai tu, a Roaia? A comprare la stoffa per il vestito nuovo. E sto pene fruccolo, ha preso, che ha da fare? O pene fruccolo, conosce il negoziante e mi fa risparmiare sul prezzo. Andiamo. Sì, vieni un attimo qua, Stella, che un piacere, che siccome si è fatto tanto, non voglio trattenere in da camera tua. Yeah. Mamma, avete visto? Ma si fa? Statta zitta, se no faccio riesta. Gesù, chi sta per essere? Zitto! No, ma io me ne vado, io me ne scappo e volevo fastidio. Che ho detto in camera tua? Ferdinando, ho l'onore di dirvi che questa è stata una mussutella che non avevo a fare. Ho schiaffo che avete dato a Stella, è come se l'avessi sparata a me. Bravo, lo mettete sotto aceto, ve lo conservate, quello a Natale vi rinforza. Si sapessimo quanto è buono. Ma dico io, noi che male facevamo uscendo insieme? Si è masciato tanto che li volte. E adesso non uscirete più. Siete uscite tante volte e adesso non uscirete più. Sei cagnata la regola. Bertolini, guardate, fatemi una cortesia, levatevi questo pensiero che tenete per mia figlia Stella, perché sennò fornisce malamente. In un molevo. No, voi ve lo levate. In un molevo. Voi voluate. Non potete essere casuale. Levate la mia zatura. In un molevo. E io ve ne caccio a calci da dentro al bangolotto. Eh no. Ho l'onore di dirvi che voi a me calci non mi date. E non mi potete cacciare manco in un bangolotto. Voi a me mi potete solo licenziare. Bravo, ti licenzio, sei licenziato. Ma per fare questo mi vi darà una bella liquidazione. Cucu. Se no vai spogliato voi con i sindacati. I sindacati? Sì, e già che stiamo a questo, procuratemi il libretto di invalidità e vecchiaia. Cucu. Voi siete datore di lavoro. Io sono che a 14 anni rindo un bangolotto vostro e voglio tutte marchette arretrata. E ci pensavo prima. E che ci aveva pensato io. Voi avete carpito la mia buona fede. Pavate una bella multa, ma che in coppa i sindacati va un guaio. Voglio tutte marchette arretrata. Permettete, donna Concetta. Pigliava a capo, ce lo pigliava. Faccio una bella casa, la guaia! Traditore! Traditore! Farabutto! Farabutto! Così pazzo! Così pazzo! Tienamente! Tienamente! Agliati, avevo finito, papà va! Serra la porta! Tienamente, come stai combinato? Non tu sei chissà da manna in galera da fare. Ferdina, lo sapeva la verità. E calma tu. E questo che cos'è? Qua siamo ridotti i cani, non si può parlare più. Era di chi lo schiaffa che la povera non è di. E sa che lo pazzantone non se lo sfoga. Eh sì, ma troviamo il principe ereditario. Deve fare quello che dico sì, io. Sì, Ferdinando. Deve fare quello che dico io e basta, silenzio!
con sicuramente Mario Bertolino come marito. Ma convence una volta. È un bravo giovane, sappiamo come pensa. È cresciuto lì da casa nostra. Assegnato, economico, faticatore. Che altro vai tu quando? Non lo posso vedere, mi è antipatico. Mi è antipatico, non lo posso vedere. Non entra in casa mia. Levatevi questo pensiero che tenete per Bertolino, perché in casa mia non mette radici. È troppo fortunato. Troppo, ma che fortuna che. Ma quella è una cosa diabolica, a me mi fa paura, non lo voglio vedere in casa mia. E Marchetta, il libretto di invalidità è vecchiato. Ma facitemi un piacere, quello quando venne a lavorare nel bangolotto della buonanima di mio padre, si moriva di fame. Fame nera. Tutto stracciato, che pezza a rete, sic, malato, proprio malato. La zia, ti ricordi, donna Erminia. Una donna arrugnata. Una cosa corta. A pregare in ginocchio come un santo a mio padre. Fatelo lavorare, quello è un bravo ragazzo, lavori umile. Ma che ci faccio fare, faccio mio padre, ritengo tutto a posto. Lavori umile. Nemmeno la beneficenza si può fare. Nemmeno la beneficenza. E infatti, che faceva il Bertolino di Topanga? Che faceva? La segatura fuori la porta dentro. Quando pioveva. E quando piova, no? Lavori umile, portava le sigarette, come si chiama, a tazzule le caffè agli impiegati. Poi incominciò a giocare. E da allora non c'è sabato che non vince il lampo, il situale, il secondo estratto, o terno. E vince sempre, pizzica, e come pizzica. Mamma mia, è un pizzica d'oro. Come con le prime vincite del bangolotto di Miglio. Spegnerò tutti i pegni della zia, che li quattro stracci, comunque spegnerò tutto. Poi a mano si è corredato. Guarda roba di Bertolino, fa impressione. Giacca d'inverno, giacca d'estate, cappotto, cavallicci, impermeabile, tutto si è corredato. Scarpa, cappella, vestito, le camicie di seta su misura. Due polsini, due. Ma come si può? Le camicie su misura erano i polsini. Due. Di ricambio, appunto. Quando hanno poco in basso, Bertolino? No, mamma no. I polsini, con i gemelli? Due gemelli. Agli adiesi sono gemelli a essere con forza dubbia. Tutto corredato, tutto. Cosa da fare? Adesso si sono fatti la cameriera. Che dovevano vedere gli occhi miei, Mario Bertolino e la zia con la cameriera. Del nord Italia, Maria Rosaria. 2-9. Vabbè, sempre un nome solo. Maria Rosaria. Ogni mattina alle 11 precise. Vengo un bangolotto e porto due uova fresche per Bertolino. Due uova. Ricordate? Porto un pacchetto. Isso, con quella prosopopea, anche se c'è gente a giocare, non se ne importa proprio. Si siede, bello, comodo. Ora un pacchetto. Quella zuccatura io me la sento in testa, me la sento. Io tanto è vero che non sto scendendo più qua, al bangolotto non ci vado più, è vero. E ti tengo il fegato che si è fatto una pietra proprio. C'è, un fegato mi è buono più. E Bertolino si mangia l'uovo. Due anni fa, questa è storia, quella è storia, 2 anni fa. Sì, io lascio quella gioia di casa ti ricordi quella gioia di casa? Che stai a fare? Che? E mi rinchiude i poveri, levati amici, levati questo coso. Tu fai apposta. Lo fai apposta, state accorti che te ne caccia. Questo è un altro nemico pagato. Un altro nemico pagato, stiamo scudoliando da poco per fare così. Hai visto? Mi hai fatto dimenticare quello che stavo dicendo. Perché uno sta parlando, sta ragionando e chi l'ha dato la povera? 2 anni fa. 2 anni fa pure vinceva sempre, tutti i sabati. L'uovo, c'era l'uovo. Le uova, porta le uova. Un fegato, l'uovo. L'anello, le fegato delle uova. Silenzio. 2 anni fa. E questa è storia. Non si può contraddire. 2 anni fa io lascio quella gioia di casa che tenevo in coppa un bangolotto. Quando era bello. Coderrazzo. Ma no, un balcone che proprio era...
ma andavo sul vico. Bello proprio, una così. Cosa bella. Con la scala interna, io 5 minuti alla mattina stavo sul posto di lavoro, la lasciai perché era morto papà, mi faceva impressione, mi era venuta la malinconia e ce ne venimmo ad abitare qua. Qua pure è bello. Pure bello. È quello che fa, vince un terno di 250.000 e si affitta la casa mia. Gesù, casa tua, tu l'avevi lasciata. Ah, sì. Non si può ragionare, non si può parlare, è ignorante. Come si ha da fare con l'ignoranza tua, concè? Ma con l'ultimo impiegato del bancolotto che si affitta la casa del principale. Ma senza rispetto del principale. Lo senti? Hai sentito? Ripeti, fai come... Senza rispetto del principale. Anche un ignorante, un cretino come lui capisce che ci vuole una distanza. Sei ignorante tu? Da sempre. Bravo. E lo capisci, e tu no. La casa salta agli occhi. L'ultimo impiegato rindaga, ma Bertolino sta a casa mia. Sta. Non passano 15 giorni, perché quella è una cosa continua, tutti i sabati. Vincette una di 300-400.000 lire, è iniziato gli abbellimenti, la ristrutturazione. No, ma che ha fatto? Ha fatto venire i porti di legno pregiati, il ricciolo per terra, Zacciaro l'ha fatto venire. La sala da bagno. La con sala. La vasca. Facevo bagno senza la vasca, gli dico. Ma pure la di nozze. Ma state zitto, la di nozze. Tutto con i sogni. Tutto con i sogni, tutto, e mo sono il padre, la mamma, la sorella, Ziani, il fratello, la sorella, ha distrutto a tutto qua. Sono morti tutti qua, quella è una famiglia di morti. Tutti sono andati a lavorare per lui all'altro mondo. Tutto qua. Funerale tutte le ore. Sì, appena mette la capo un coppo cucino, incominciano le visioni, incomincia la settimana incom. E catano un morto, vuoi dire che è fortunato? Si sposano sa stella, ci va buono pure essere perché con le sue entrate vanno fai signore. Ah, senta, corrisce che si offende quando hai a mignorante. Ma perché noi è un'entrata fissa, pigliato il vostro ministero, deve vincere per forza questo signore. E non ci capite, io tengo una figlia femmina, c'ha un gaone che di mestiere vince all'otto. Buongiorno, vi volete sposare a mia figlia? Ah, bravo, scusate, voi che mestiere fate? Vinco all'otto. Ah, bravo, accomodate per pigliato la ragazza. Ma state zitto, con c'è? Un'insonnia. Dopo sposate, chi se non ti sogni più a nessuno? Può capitare. Restano digiuni? Tu, sei tu che stai dicendo che il 26. È la verità, io dico, quella è la verità. È la verità, guarda qua. Centinaia di biglietti, io gioco tutte le settimane, tutte le carte di 1.000 lire, uno sopra un altro. Non sono capace di vincere mezza lira, namba, niente. E queste, è l'invidia che Mario Bertolino vince e tu no. Ma non, signore, è un sentimento che non mi appartiene. Non è invidia. Non è l'invidia. È invidia. Non è l'invidia. È invidia. Non è l'invidia. È invidia. Non è l'invidia! Non è l'invidia! È sete di giustizia! Ecco fatto! Ma mia figlia non c'ha rotto! E c'ha rompita! E io la ciro a tutte e due, anzi a tutti e tre, va bene? L'estrazione! Silenzio, è arrivata l'estrazione! Esci fuori con tutti quanti. Chiudete le porte a chiave, non fate entrare nessuno. Ecco. Voi uscite, fuori. Questa settimana me lo sento. Oh, ma no, e siamo andati a caniamo qua. Ci stanno 800-900 numeri. Mettiamo qua. E mettiamo qua i vincenti, lascia vuoto che qua mettiamo i vincenti. Qua mettiamo i sistemi e qua le combinazioni. Ci sono i vincenti, ma non è quando non. E le combinazioni. E come fanno a non nasci? Sei pronto? Uomo, non so. Sei pronto? Silenzio. Silenzio, a chi sta parlando? Amma. Gesù. Quanto fa Gesù? 33. No, dica Gesù è che... Ha detto Gesù perché? No, ma vuol dire, non metti in me Gesù mio quando non sapevi il mio numero. È un gioco diabolico, non si può giocare, io lo so. E che quello di attanaglia, ti prende, non. Ma che re? È uscito uno. Ma no. Due. Tre. 4 e 26. Sì, non è tenibile, è inutile che giochiamo. No, i semplici non li giochiamo mai. Due a piccerella, quando stella. Perché stella la piccerella? 27? Ah, no, 26, poi 28. 28, non ha chiappato. Tira qua a campatella. Una piccerella ci stanno. 26, un malato, mai giocato, che non mi piace.
3, il gatto, 4 il porco. Niente, in casa non abbiamo né gatti né porci, quindi non li giochiamo. Meno male. Ci stava. Questo dicessi che era sicuro, tu questo dicessi. Ma è sicuro al 100%, questo dicessi che era sicuro, questo dicessi tu che era sicuro, questo. Non mi aspettate un momento. Ma che si sanno arrivare per 3 settimane di seguito? Che sia la quarta settimana. È la prima del secondo triduo. Perché si gioca a tridui? Cioè, quanti tridui? 9 tridui. Beh, 9 tridui. E poi sa cominciare dopo. Dammi qua. Questo sicuramente. Questo 9 tridui lo mettiamo qua, 9 tridui. Ma avrete buono, cioè adesso. Non è da piccerino. Ah, piccerino. Ma non è quando da piccerino. Sì, sono fatto lo dramma. Questo dicessi è sicuro, questa è una certezza, vi dovete giocare il letto, le scarpe, i vestiti, vai da aiuto a tutte cose, hai da mettere l'ipoteca, un coppo, un bancolotto, perché questo è una certezza. Ma no, ma voi che pulita, a me, ma non è come sa. Ma che ci stessi dei numeri? E i numeri sono una probabilità, non una certezza. La certezza so qual è? Ti darà la capa perché non posso essere fatte scemate. Ma non mi preoccupate, che la settimana che tra. Ma hanno confusato la settimana che tra. Ma amica, che piacere, mamma mia bella! Chi è? Ma che sta? Che sta? Che non ci posso pensare, mi sento venire in mente. Facci una massa, mamma mia, una cosa, ma è. Non voglio niente. Parla con te. Stella, ho vinto 4 milioni! 4 milioni! Mamma mia, non c'è dubbio. Qua sta il biglietto giocato e qua ci stanno i numeri dell'estrazione. Buon Ferdinando, stanotte mi sono sognato a vostro padre. Ma a convince che la famiglia mia, mo. E quando era bella, Stella, in maniche e camicia, come quando si assattava fuori un bancolotto a leggere un giornale con quella camicia rosa, ve lo ricordate? E tra su 30 camerigliette mia insieme ad un ciccio da baccare. Quello che è muretto 18 anni fa. E tra su zitta zitta è venuto un bondolietto e mi ha detto piccerì. Fermo. Fermo. Com'è? Piccerì. Va chiamata piccerì. Precisamente. Va chiamata. Andate avanti. Piccerì. Luogo dopo. 1, 2, 3, 4, quaterna secca per Napoli e mettoci 50 lire la coppa. Che ci dite, ma come 1, 2, 3, 4, state zitto, fa come da giuritti. 1, 2, 3, 4, quaterna secca per Napoli e mettoci 50 lire la coppa. E me l'hai giocato, con Maritta Bonano. E sai giocare tu, ma non sono numeri che si giocano, è contro regola. Ma sei giocatore. Ma intanto sono uscito. Costa. Guardate voi stessi. Ma sei giocatore. Mo sono ricco, Ferdinando. Mo me la faccio di scusare, Stella. Vabbè, di questo poi... di questo poi ne parliamo, che... Ed è... Vabbè. Vabbè. Il biglietto è mio. La vincita aspetta a me, i numeri te li ha dati mio padre. Non Ferdinando, voi state pazziando. Ma cosa è pazzo? Papà. Ah, Ferdinando! Stai zitta tu! Non ti pago, hai capito? Non ti pago! Il biglietto sta qua, non me lo levano nemmeno un plotone di esecuzione, mo pollo va a collo. Tu vieni a pigliare coppo tribunale a fare 18.000 cause. Non ti pago, hai capito? Non ti pago! Non ti pago! Thank you.
entrate, donna Carmen, entrate. No, saprei, è che non si fa prea donna Concetta, Stella. No, quello mo proprio se sono aiutorita a parlare con Don Raffaello Prevota. Don Raffaello Prevota? Sì, signore, Don Raffaello Prevota. La giù a chiamare a primore, donna Concetta mi ha detto, curra parrocchia di San Damiano, dice la Don Raffaello Prevota che venisse a domenica, quando più presto è possibile. Donna Carmen, canso troppo bacia sabato passato. Sono 6 giorni che si sentono solo strilli. Ho bigliette, 4 milioni, sono soldi miei, non signore, sono i miei. E vorrei che non mi fino proprio più essere. Ma Don Ferdinando non c'è sta. Non signore, e si è asciutto. Aiuta a chiamare l'avvocato. Cosa sei pazza? Ma cosa pazza perché? Scusa, a me mi pare che Don Ferdinando è una cosa riccia. Ah, ma allora forse con un sabito fatto, scusate. E dice? Ho biglietto, appartiene a chi lo pare Bertolini. Perché esso so io cai. Quando è dopo Don Ferdinando se ne è venuto, sono soldi miei, ma che numero ce l'ha dato mio padre. Chi la vada è morto, non siamo proprio a esso. Uè, vada come parli che certi discorsi non so per te. E se capisce che pensava a esso. Allora se mio padre morto non penso figlia che ha da pensare. Basta, io oggi stessa già parlato con Don Ferdinando è una cosa importante. E mo sai che faccio? Me ne va che torna a poco. E se non lo trovo, torna a venire. Bene, vieni poco, tu da via tu. Allora faccio qualcosa. Via, 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 donna Carmen, via, stanno a rivederci, vediamo più padre. Ma ci vuole pazienza, cara signora Concetta. Io conosco benissimo il carattere di vostro marito, si farebbe uccidere prima di ammettere un suo errore. Per carità, prodigo, cuore d'oro, tutto amore per la famiglia, ma perdonate l'apprezzamento capatosta, testardo. Ma posso aspettare? Grazie. Con calma, un poco alla volta, bisogna lasciargli intendere che la sua tesi è completamente sbagliata. Gli parlerò io e vedrete che Don Ferdinando cambierà idea. Io perciò vi incomodate, padre. Di voi tiene molta soggezione, sono sicuro che sta a sentire. Ma padre, pulite bene? Quanto è bello, lo si è ricordata. Ci è messo tanto tempo. Ah, ci ha fatto scorrere la fontana. È fredda, fredda. Infatti, è gelata, è sempre con vita, donna Concetta. Io tengo apposta per voi questa bottiglia di Hannes, sa che vi piace. Però non voglio abusarne, no, ogni tanto una volta. Quando vengo qua. Ah, quanto è buono! Vattene fuori tu, permettete? E non tu sta così, Stella, creatura benedetta, tu sei tanto intelligente. Io conosco meglio voi a papà. Chi l'ha detto che non c'era il biglietto a Maria, non c'era! Ma chi parlerò io, ti ho detto, vedrai che Don Ferdinando restituirà il biglietto al legittimo proprietario. Solamente dovete usare una tattica. Non dovete urtarlo e soprattutto non ne parlate più. Vedrete che lui stesso metterà il discorso in mezzo e si convincerà. Buongiorno. Buongiorno, Ferdinando. Uè, padre, come mai da queste parti? Mi ha mandato a chiamare mia moglie. No, mi trovavo a passare da queste parti per caso e mi sono detto adesso vado a bermi un bel bicchiere di acqua e anzi sopra da donna Concetta. Una visita spontanea. Si è visto nessuno? No. Padre, sono stata alla chiesa, che bella predica, mi avete fatto piangere, pure Stella piangeva, piangevano tutti quanti, e che folla! Devo dire la verità, signora Concetti, mi vogliono assai bene, soprattutto perché io non dico parole difficili, non parlo in latino, al popolo bisogna parlare con parole semplici, comprensibili. Io e Conte Fattariella illustro la vita dei santi, pensate, ultimamente ebbi un grandissimo successo. Gussando Ubaldo, protettore di Gubbio, parlai dei festeggiamenti locali, i famosi giganteschi ceri, la benedizione della montagna. È venuto? Ma chi? Come chi? Bertolini? Ah sì, è venuto in un momento. Che peccato che non ci trovai. Venerdì è interessante, venite venerdì sera, parlerò su Sant'Agostino. Che ha detto? Ma chi? Sant'Agostino, come si chiama? Bertolini. Dalla sede saluto. La settimana prossima di chi parla? San Celeste. Biglietto non l'ave, i sordi non l'ave, capito? Ah. Senti, sai che le carettiche non ti denuncia perché sei il padre di Stella, ma che se bonariamente gli restituisci il biglietto, lui ti regala 100.000 lire. No, ma falle le emozioni. Ma perché fossero i tuoi esordi? Sono che miei, sì. Vi hanno raccontato il fatto, padre? Mi hanno accennato qualcosina, sì. La vincita aspetta a me, i numeri gliel'ha dati mio padre. Ma il biglietto l'ha giocato meglio con i esordi suoi. Statta zitta, sino te un granato schiaffa. Sono stato dall'avvocato.
Non c'era. Ma gli ho lasciato un biglietto e lo sto aspettando qua. Prima che fa causa a me, ci faccia io una bella causa. È meglio che me ne vaga via ritta. Permettete, Don Raffaele. Non così, Stellina, non così. Vieni qua, belle mamma. Con permesso, Don Raffaele. Andata bene. Ah. Siete stato dall'avvocato? Sono stato dall'avvocato. E lo state aspettando qua? Lo sto aspettando qua. E se è lecito, cosa direte all'avvocato? I fatti, padre, i fatti che stanno tentando di commettermi una truffa. Chi? Come chi? Mario Bertolini e compagni. E i compagni chi sarete? O meglio, lei compagni, mia moglie e mia figlia. Perdonate, Don Ferdinando, non mi pare da quanto mi è stato accennato che possiate parlare di truffa o inganno. Questo non lo possiamo. O sei gennaio, mamma mia. Questo non lo possiamo stabilire né io né voi, scusate padre, ci vuole la persona di legge. Fate una causa, non sapete come riesce, cominciate a cacciare una... Fino all'ultimo centesimo mi sono dichiarato, ma già venire le scarpe all'occhi, cazzatina. L'avvocato Strumilla. È arrivato l'avvocato, ma prima chi è? Fate come volete, pensateci molto bene, Don Ferdinando. Io me ne vado. No, padre, se rimanete mi fate un grande piacere. Restate, per piacere. A te fallo tra sì, fai presto. Entrate, signor! Grazie! Arrova! Avvocato! Di avvocato! Qua. Avvocato, di qua! Che facesse? Il signor Ferdinando Quagliuolo? Ma lui è un prete, sono io, no? Piacere. Il nostro comune amico mi ha parlato di voi ed eccomi qua. Sì. Siete stato anche a casa mia, sì. Ma io non c'ero. E cosa tratta? Dunque, padre, vi voglio presentare l'avvocato Strumillo. Strumillo, scusate. Avvocato, padre Raffaele Console, parroco della parrocchia di San Cosma e Damiano. Piacere veramente. Sono io onorato. La parrocchia di San Cosimo e Damiano, sì, sicuro sì. La conosco, antichissima. In quella parrocchia si sposò la buon'anima di mia nonna. Noi in famiglia abbiamo avuto due preti e un canonico. Io fui educato in seminario e già mio padre per forza mi voleva far fare il prete. Così l'avessi fatto e prima di stanno buono. Sì. Ma io già ero fidanzato con l'attuale mia moglie, dalla quale poi mi sono diviso legalmente. Ogni tanto mi porta a Breavicciarello. Ma tengo che fa! La vita è un turbine! E mo faccio l'avvocato, del resto c'è sempre un'affinità. Io assisto i vivi e voi assistete i morti. Veramente non è esatto quello che dite. La vostra prima missione è quella di assistere i vivi e confortare i moribondi quando l'avvocato se ne è squagliato. Dunque sono tutto per voi, di che si tratta? Accomodiamoci, grazie. Avvocato. Padre, sedete qua. Grazie. Avvocate da questa parte, sì, sedete. Ecco qua. Eccoci qua. E dunque? Dunque, si tratta di una truffa, avvocato. Una bella truffa che mi vogliono commettere. Dunque, voi dovete sapere che io ho vinto una quaderna di 4 milioni. Caspita! Con 4 numeri che mio padre ha dato a un certo Mario Bertolini. Bertolini. Il biglietto vincente, naturalmente, ce l'ho io. Ma il padre del signore, avvocato? No, mai da far parlare, perché parliamo uno alla volta, perché sennò io mi imbroglio, l'avvocato non capisce, è meglio uno alla volta. Dunque, adesso questo Mario Bertolini sostiene che il biglietto è suo, la vincita aspetta a lui, a me. Sentite, mi vorrebbe riconoscere un premio di 100.000 lire. No, e voi non mollate. Oui. Ma questo Mario Bertolini deve essere pazzo senza dubbio. Malato, è malato. Il biglietto lo avete voi, sì. Ritiratevi 4 milioni e chi si è visto, si è visto. E no, un momento, e questo Mario Bertolini, avvocato, è una carogna, si è fatto i testimoni, falsi. Mia moglie e mia figlia, voi capite, un tradimento. In casa, questa è una tragedia greca, sì. E tutti e tre sostengono che il biglietto l'ha giocato lui con i soldi suoi. Invece l'avete giocato voi. Oh, l'ha giocato lui. E allora? Ma i numeri gliel'ha dati mio padre, in presenza di Don Ciccio, il tabaccaio. Allora ho capito, l'ha giocato lui con i soldi vostri. No, con i soldi suoi. Vedete, signor Ferdinando, così ad occhio e croce non saprei darvi un parere preciso, ecco, vorrei studiare la cosa nei minimi particolari.
Il biglietto in questione non è stato neanche giocato in società perché non esisteva nessuna intesa fra voi e questo Mario Bertolini. Io lo odio. Voi? Ma siccome egli vorrebbe riconoscervi un premio di 100.000 lire, ha ammesso qualcosa. La famosa zappa sui piedi. Esattamente. Se come voi dite vostro padre ha dato i numeri in presenza di un testimone, ma qualche diritto penso potremmo accamparlo. Che avvocato, che avvocato. Facciamo così, Fodinà, facciamo così. Voi seguite la vostra strada, ritiratevi 4 milioni. Se poi questo Mario Bertolini dovesse agire legalmente, ma noi chiameremo in causa questo Don Ciccio il tabaccaio. No, è quello, no, non viene. Ehi, voi scherzate, non si può rifiutare. No, non viene proprio. O mandiamo a chiamare i carabinieri. E che lo fanno i carabinieri? Lo ammanettano, lo portano dopo al tribunale che ammanetta. Avvocato, Don Ciccio è morto. Oh! È morto! Se ne vanno. Sarebbe stato un testimone importante! Se ne vanno sempre i migliori! E beh, allora vostro padre! No, e papà pure è morto. Mi dispiace. Condoglianze. Grazie, avvocato, grazie. E da quanto tempo? Papà, sono... mo fanno 2 anni, due anni, come passa il tempo. Don Gigi il tabaccaio è da 18, sì. 18? Sì, sì, 18 anni, sì. 18? Sì. 18 anni! Scusate, il biglietto in questione quando è stato vinto? Mo, sabato passato. E com'è possibile che vostro padre insieme a Don Ciccio da Baccara andrà del numero a Mario Bertolini? Avvocato, ma voi siete napoletano? Certamente! Oh, e lo dovreste sapere, i numeri che li danno i morti danno i numeri. E quando? In sogno? In sogno. Mario Bertolini ha segnato il padre di Don Ferdinando, il quale gli ha dato i numeri. In presenza di Don Ciccio il tabaccaio, anche egli al suo tempo defunto. No, allora suon è da Mario Bertolini. Ah. No, ecco, sapevo l'errore che fanno tutto quanto. Scusate, avvocato, senza offesa, non è suo il sogno, non signore, perché questo Mario Bertolini abita la casa dove abitavo io insieme a mio padre e che io lasciai 2 anni fa dopo la sua morte perché mi faceva impressione. Ora, dovete sapere che mio padre, povero vecchio, che già in vita, scusate l'espressione, era, diciamo, un po' rimbambito, ma sbagato, distratto, va. Quando è entrato in casa per dare i biglietti, nello scuro, non potevo mai immaginare che nel letto non c'ero io, ma ci stavo su Mario Bertolini. E la prova schiacciante è che non ha rit Mario gioca di questi numeri, perché mio padre a Bertolini lo conosceva benissimo. Ha it picceri gioca di questi numeri. Non lo sapete, mio padre come mi chiamava a me? No. Non lo sapete? No. Don Raffaele forse se lo ricorda. Padre, come mi chiamava papà? Picceri. Poi ce lo portiamo in tribunale come testimone. E poi, avvocato, posso provare con 1000 testimoni che mio padre aveva in grandissima antipatia questo Bertolini e mai e poi mai gli avrebbe dato una quaterna sicura di 4 milioni. È impossibile. Sentite, a me sta cosa mi pare sballata assai, eh! Io che gli vado a raccontare al giudice in tribunale? Vostro padre, buonanima, è apparso in sogno a Mario Bertolini e gli ha dato i 4 numeri. Ah. Dunque, rispettata la volontà del morto, che in fondo ha voluto dare agiatezza anche a vostra figlia. Eh sì, avvocato, poiché pare che i due giovani si amino! Non si amino! Scusate padre, è proprio voi dite questo. Raffaele, aspetta, rispettate la volontà del defunto. Scusate, mio padre è apparso in sogno a Mario Bertolini, l'avete detto voi. L'anima di mio padre è apparsa in sogno a Mario Bertolini e gli ha dati 4 numeri. Avvocato, 4 numeri sicuri, difficilissimi. 1, 2, 3, 4, proprio di chi vuole arricchire una persona. È giusto? E già che ci troviamo a parlare di anime. Con voi se ne può parlare perché, diciamo, voi siete della partita, siete conoscitori. Conoscitori? Che si trattate? Ferdinando, vi faccio breve, mi faccio cantanire. Sì, però se sbaglio mi potete correggere perché io sono ignorante, avete capito? Nella materia, certo. È bravo. E allora, voi sapete se io faccio mai mancare i fiori, i lumini davanti alla tomba di mio padre da quando è morto? Sì, voi sapete che io ogni venerdì
vado al cimitero e ci vogliono 500 lire di tazze all'andata e 500 al ritorno. E sono 1000 lire. Avvocato, piacere, segnate 1000 lire. Ma che già segnate? No, sono cifre importanti che poi ci dimentichiamo. Ah, 1000 lire? 1000 lire, sì. Ma 1000 lire a due giudici? Beh, 1000 lire, sì, 1000 lire. Dunque, metteteci, stavo dicendo, 200 lire di media di fiori e lumini e fanno 1200 lire a settimana. Dentro il mese sono 4 settimane, quanto fa? 4800 lire. 4800 lire. A questo dovete aggiungere 4 messe al mese, 4 a 200 lire all'uno, le faccio dire proprio a voi, ho mai mancato da quando è morto. E per questo che ho sempre apprezzato il vostro atteggiamento verso la buonanima di vostro padre. E sono altre 800 lire, 4.800 più 800, a quanto siamo arrivati? 5.600 lire. Beh, metteteci qualche imprevisto, l'elemosina, diciamo 6.000 lire. Ma si chiudono a 6.000? Chiudiamo a 6.000. E sono 6.000 lire al mese. E veniamo al punto. Una buon'anima che sa che figli spenna 6.000 lire al mese per fiore, lumina, messa, trasporto, piglia una quaterna sicura e 4 milioni va da mano alle strane, scusate, ecco, questa è la domanda che dobbiamo porre al giudice. Si può mai supporre la malafede del defunto? Don Ferdinando, voi che dite? State bestemmiando! Ma voi sembrate un pazzo! No, io pazzo divento, se voi non mi date una spiegazione! Statemi a sentire! Ma come una buon'anima fa una cattiveria del genere al proprio figlio? Ma quando mai? Statemi a sentire, le messe, caro Don Ferdinando, si fanno dire in suffragio dell'anima di un caro estinto. Ma non è consentito farne una speculazione, anzi, se è con questa intenzione che osate ordinarmi le più di chiaro davanti all'avvocato che da oggi non le dico più. E abbiate pazienza. E se per ogni messa avvocato che in fondo costa 200 lire si pretenderebbe di vincere una quaterna di 4 milioni? No, ho detto ogni messa 4 milioni. No. E allora una messa che è andata con l'organo in voce bianca, uno quando è salvo. Ma appunto, Ricchi, non ci sarebbe proporzione. Beh. Lo Stato andrebbe al fallimento. Che c'entra l'anima con questa meschinità? Bertolini ha sognato, i quattro numeri sono frutto della sua fantasia. Un momento, prima era l'anima, ma è diventata la fantasia. Ho detto l'anima per avvicinarmi alla vostra comprensione, perché la maggioranza crede proprio quello che voi avete creduto. Ma non bisogna confondere il prodigio divino con l'interesse egoistico della nostra vita di tutti i giorni. Che c'entra l'anima? È sempre la fantasia che lavora. E allora l'anima e la fantasia non sono la stessa cosa? Andate, ma la fantasia in questo caso potrebbe essere un residuo di immagini che continuano a vivere sovrapponendosi frammentariamente fra loro nel nostro subconscio durante il sonno. Avete detto potrebbe essere, avete detto. Quindi non siete sicuro? Oh, Ferdinà, ma voi che volete a me? Io sono un servo del mistero, che si può definire solo con una parola, e sapete qual è? No. Mistero. Ah. Non ce lo portiamo a lui in tribunale. No. Sentite, io non posso portare in tribunale l'anima di vostro padre, il mistero, la fantasia, un ciccio da baccare, In tribunale ci vogliono documenti probanti, prove testimoniali, la carta bollata. Voi avrete tutte le ragioni di questo mondo, ma il giudice non può correre appresso al mistero dell'anima. Sentite a me, io vi consiglio di restituire il biglietto al legittimo proprietario e di accettare le 100.000 lire che vi ha promesso. E con questo me ne vado perché ho da fare. Aspettate, avvocato, mi lasciate così. Non c'è niente da fare, permesso, i miei rispetti, padre. Esegue. Un momento, ma io sono un cittadino, pago le tasse. Ma chi c'è? Chi è tassa vostra? No, voglio dire, non sono tutelato. Oh, Ferdinand, in tribunale bisogna portare documenti probanti, prove testimoniali, la carta bollata. E io la compro la carta bollata, quanta chilo se ne hanno accattato? E io la porto in bianco. E come si porta? Si scrive, chi scrive? Buia. Io, e io non saccio scrivere. Come? Oh, a cosa? Ah, so se gli avvocati che servono. Sentite a me, un Ferdinando, non mettete mia sassi in brugli. Tanto è tutto denaro che rimane in famiglia. Io me ne vado e spero che le mie parole trovino la giusta eco nel fondo del vostro animo. Io vaggio capito a voi, per me esiste l'anima e per Bertolina la fantasia. Ma no, non vi arrabbiate inutilmente, non fate arrabbiare vostra moglie. Errare è umano, dimenticare è divino.
Io mi auguro che più tardi, passate per la parrocchia, venite a darmi una bella notizia. Va bene. Statevi bene, non perdi nulla. Arrivederci, statevi bene. Va bene. Tutti d'accordo, tutti d'accordo. Tu sei una congiura, ma io non mollo. Io non mollo davanti nemmeno ai carabinieri. Non mollo. Ah, chi è? Che vuoi? Chi? Che vuoi? Ora c'è stata una Carmela stiratrice. E che ha già fa? Vuoi parlare con voi? È venuto pure prima, solo che voi ingestivo. E falla della sigla, da già ricci. Ah, entrate, donna Carmela, entrate. Buongiorno, don Ferdinando. Buongiorno, donna Carmela, buongiorno. No, 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 voi passate, se è una cosa lunga se ne parlo un altro giorno, perché sono nervoso in questo momento, lasciatemi perdere. Ti passano da voi. E come fa? E come fa? A te, esci. Permettete. Momento, pigliate sta roba. Spadata che sono. Te ne caccio, Avanti, fai presto. Donna Carmela, un piacere, è una cosa lunga. Voi pazziate, don Ferdinà. Io me la già dicevo, mo se no non trovo pace. E chi potesse dormire a notte? Oh. Che sto so cose coscienza. Sì, sì. Il padusto non mi ha raccomandato altro. Rimane a mattina, porta ammasciata a figlio Ferdinando. Senza meno, responsabilità tua. Papà mio. Ma c'è su nato, don Ferdinà, oh. Ma c'è su nato. Ma così naturale, e a così naturale, capo tutto riesce a nottare, non ha già potuto più dormire a belle impressioni. Quando ero bella, quando ero bello con quella camisa rosa, come quando si metteva a leggere il giornale, farò bangulotto, lo ricordate? Ce l'aveva anche sabato passato la camicia rosa. La prima cosa, maita, Carme, sto stanco, fammi assottare un po'. Ma vuoi fare, don Savè, facete come se si stava a casa vostra e si è assottata a Pierolito. Carme, io ti conosco tanto anni, saccio che tu sei una femmina fidata e tu sola mi può fare un grosso piacere. E sudava, sudava. Sudava. E dicite, don Savelli, tu e io ho do Ferdinando figlio, e gli ha riuscito che la quaterna sette aspetta a isso, perché quando io tra sette in da camera, non potevo mai immaginare che ci stava Mario Bertolini. Come dicevo io, Non si facesse fascella, non si facesse convincere le chiacchiere, perché io numero non ne posso raggiungere. E perché? E perché, ne, don Savelli? Perché? E perché siccome c'è sbagliato, sto anche in punizione, e servizi e questo genere non me ne fanno fa più. Si è fatto schifare anche lassù. E sudava, sudava. Mosuro. Allora, ha diritto. Ne, scusate, don Savè, ma perché non ci ha voi personalmente, ci ho deciso figlio voi. Bravo, perché? Perché? Una volta, perché? Perché? Perché, donna Carmela? Perché non faccio l'indirizzo. Non lo sapevo, maledetto, quel giorno che lasciai quella casa. Carme, tu ti hai visto a scurtare? No, no, no. Ma voi pazziate, non sapete. Rimane a mattino, prima pensiero, ma che tuo figlio possa ciudire. L'ha già accompagnato fino e fuori la porta. Ma ti mandato pure come stava mio marito. Quello si conoscevano, erano amici. L'ha già fatto luce in mia zesca. E appena giunti sei chiuro, purtroppo mi sono scettato. Don Ferdinà. Mi sento ancora tutta sta malanfosa quando mi ha saltato. Non parla a me ma, nonna Carmela. È stata una visione. Bello. Don Ferdinando, non vi facete fascere. Chi le mi ha parlato come stiamo parlando e voi muovrite? E questo, secondo Don Raffaele, sarebbe fantasia. La fantasia. Nonna Carmela, venite qua. Voi siete disposta a ripetere in tribunale davanti a un giudice tutto quello che mi avete detto poc'anzi? Ma che mi avesse mettere paura e coccoluta, che è la verità. Bravo, quando si dice la verità non bisogna avere paura. Io per adesso vi ringrazio di cuore. Quando sarà il momento vi mando a chiamare. Va bene. Ah, nonna Carmela. Vuoi dire? E potete stare tranquillo che manca uno squadrone di cavalleria, me lo leva di dosso. Esattamente. Questo lo dite anche a papà, eh? E non vi preoccupate, don Ferdinando. Stanotte, se lo vedo, ce lo dico. Bravo. Arrivederci. Non sono fatti che ti riguardano, che vuoi? Comunque basta, basta stanotte, che cosa? Stanotte mi sono sonnato lo padre vostro. Pure tu? Ma perché? Per lui volevo sonnare. No, pari cenne che... Però non c'è pure la buona, mi pare che non è rissa. È rissa o non è rissa? Non è rissa, aspettate un momento, non me la devo.
Era o non era? Manta, secondo me, in maniche e camicia. La camicia rossa? Ma pareva una camicia rossa, ma non era rossa. Non era una specie di gambe. Una gambe. Manco gambe, era. Era con uno tuo, con uno tuo. E allora non era isso? Non era isso. Non era isso, non era isso. Ma un biglietto, un bancolotto, in questa maniera. Bancolotto? E faceva guadagno. E allora erisse? Non mi ricordo, non mi taccio, se era erisse, non era erisse. Poi cacciate una lenghi che si è portato. Così, poi si è sudato un dai. E sudava, sudava. Sudava? Sudava. Erisse, si era cagnata la camisa, ma era lui. A me non mi pare che erisse. C'è un problema, sa qual è? Il problema è uno solo, che tu la sera ti vai a cucambriare, ti fai un mezzo litro di vino per addormentarti. La mattina non ti ricordi niente, ma comunque non ti preoccupare, perché a me la testimonianza di Donna Carmela basta e avanza. Comunque, Bertina, qua tutti quanti lo dicono nel quartiere. Che dicono? Che dicono? Il biglietto con la corrispettiva vince spetta a Mario Bertolino. Ah, che si lo dice? Io si lo dico tra mano. La signora Di Piazza, la signorina Di Piazza, ho scartellata. Niente meno alla fine un Giovanni Barbino. La Corte di Cassazione ha parlato, ma sta giurato perché ci stava un signore, si stava facendo la barba di un Giovanni Barbino, sentendo queste discussioni, perché ormai è diventato di divino pubblico. Pubblico. Hai vicino a un Giovanni, lì non poco su con niente, si è girata la mia amica. Hai detto Giovanni, non ci dà il suo signore che ha consegnato il biglietto, perché se no passano un brutto quarto d'ora. Si è girata la donna di un specchietto vicino a un Giovanni, ripennelli. La cosa... Ma insomma, sir, ma che può fare un guai? È una famiglia. Fratina, facciamo una cosa. Rammellami un biglietto, ce l'ho anch'io a Mario Bertolini. Così tu non fai una brutta figura. Io ci dico Ferdinando voleva scherzare, e ora è finito lo scherzo, Ferdinando voleva scherzare, adesso tu prendi il biglietto, ce lo restituisci e mi fai fare una bella figura tu a me. Ma che stai dicendo? Ma tu che dire che stai parlando con un pagliaccio, un pollacinello? Io mi chiamo Ferdinando Guagliolo e quando ho detto una cosa, quella è. Ma sì, pazzi, tenga la fortuna e vincere una quaterna di 4 milioni una vaga da manane strane. Sì, l'avvocato dice che non può portare l'anima di mio padre in tribunale. La legge mi dà torto? Benissimo, mi faccio una legge mia, una legge con le mani mie, la legge Ferdinando Guagliolo. Ferdinando, pensa a te, pensa a famiglia tua, pensa a figlia. Più tempo fai passare peggio, bene un momento che voi non vuoi biglietti, ce li ha una funangana. Nemmeno se mi mandano alla fucilazione! Ma raga, mi sei forza, ce l'ho per te, che tu tieni a fare sto biglietto. I soldi non te li puoi prendere, perché sennò quello ti manda in galera. Che fa Bertolini? Ti manda in galera. Vado in galera con il biglietto. Che la capa tosse tiene, la capa tosse, e tu buono Raffaello prego. Prego, si ha detto da Raffaello, la tenga tosse. Non puoi nemmeno immaginare quando è tosta, tosta assai. È stata emanata la legge Ferdinando Guagliolo. A te, Bertolini, dove sta? O fosse suo, io bancolotto, sì. Senza come se niente fosse successo. Sta presente là, tutte in matita. Carogna, fallo venire. Perché quello dice, appena Don Ferdinando si muove, io lo mando in galera. E lo può fare, con la legge sua. Ma adesso c'è la legge mia, la legge Ferdinando Guagliolo. È uscita la legge mia. Valla a chiamare e fallo venire immediatamente. Lo volete subito? Ho detto immediatamente, c'è il massacro con Bertolini, muovete, va presto. Nemico pagato, questo sei. Muoviti, fai presto. Mamma mia. Ha già perso il biglietto. Dove l'ho messo? E qua lo tenevo. Mamma mia. Ha già perso i biglietti, io lo tenevo qua, dove l'ho messo? Mamma mia, ha già perso i biglietti. Mamma mia, è mezz'ora che sono crescendo, ha già perso i biglietti. Non ci sta, ha già perso i biglietti. Me l'avete rubato. Tu l'hai rubato, mi avete fatto pezzi di lavoro, mezz'ora di sonno, Con già caccio un biglietto perché ti ho ucciso, io ti scanno
io ti mando in sogno a Bertolini. Ma vieni, tu hai detto che la taggia, non ci sta, la taggia, qual è questa? Vieni, quella taggia, questa qua, non ci sta, non ci sta niente, non ho visto, non vedi, la tasca di destra. La tasca di destra, niente. La tasca di sinistra, la tasca di dentro. La tasca della fotografia mia. L'ho strappata. La tasca delle sigarette. Le sigarette, la tasca della gente, la tasca delle non fumo, sono finite le tasche. Ah, Ferdinando! Calmati un poco! Stai troppo nervosa! Domani, domani con un po' di can lo troviamo! Mo sa da trovare, mo sa da trovare subito! Sa da trovare! Che buo tu, che buo, va a te! Mamma mia, Fortinè, che brutta maniera che tu nido! Ma che è successo, ne? Fatto dove io aperto il biglietto! Un biglietto è male? Ah, mi fa proprio piacere! Avete aperto il biglietto, signore? Sei zitta tu, oggi perso il biglietto, me l'avete rubato! Ti tengo i mariulli, rinda a casa, cacciato il biglietto! E mo voglio avere come combinato! E chi si crede che avete perso il biglietto? Ma cosa vuole perso? Me l'avete rubato, ti tengo i mariulli in casa, io vi mando in galera! Sei una figliolona, sì! Amina, figliolona! Galera, siate voi, perché Mario vi denunzia e fa buco! Che cosa? Non accetto la denuncia, non la posso accettare! È perché sono io il derubato! Non posso accettare! Non posso accettare la notizia perché quando io ho fatto sapere. Vada retro! Che cos'è questo sopravvento? Avanti. Questa è una stanza di passaggio, qua non possiamo rimanere, dobbiamo andare di là. Devo eseguire la perquisizione. Ma vuoi perquisizione? A voi vi devo spogliare, nude che devo... No, mi stai mamma perquisizione! Ma non siamo! Chi siete? Mi devi sacare! Mi ha attaccato un culo, tu guarderò! Tutti i vestiti li dovete spogliare! Da Don Ferdinando, capirete, lui mi ha invitato per primo. Che male c'è? No, fate tenda. Ma che già fa? Ma poi l'avvocato fa? Sì, ma deontologicamente fate tenda. Aspetta, fammi l'avvocato, mi state sciupando il vestito. Ah, allora facciamo in questo modo. Dov'è? Avvocato. Avvocato. Bertolini. Avvocato. Avvocato. Oh, ma perché mi nascondi? Allora, facciamo in questo modo. Invece di dire che siete venuto voi da me, diremo che sono stato io che vi ho pregato di assistere. Benissimo, così salviamo la forma. Bravo. Voi intanto cercate di non urtarlo. Sì. Fatelo parlare. Sì, sì. Quando arrivo io con i testimoni, allora se ne parla. E certo. E già smunta il ricciolo alla terra fino a che non so trovo. Ma che sta? Che state? Un guai, sì, agli sì, sì. Mi hanno rubato un biglietto. Ma l'hanno rubato, l'ho perso. Ma non... Che? Mi sa che si scappa. È venuto Bertolini, che quello mo mi manda. E mo mi manda in galera, dati i precedenti, nessuno ci crede. Ha distrutto un biglietto che non lo poteva fare. Non ci crede nessuno. Mo mi ha già difendere. Mo mi devo difendere. Mo ha da fare quello che ti chiedo. Mo ti faccio per io, come faccio? Lo so io come devo fare. No, ma io lo spavento solo me. Gliela punto. Signore! Quella è una carogna, appena verrà visto. No, non scherzate, che si parte un pinno, lo vogliamo, per favore. Forza, hai ragione. Di nervoso come stunco, veramente un anno quando sa. Sì, sì, hai ragione. Vieni qua, vieni. Ecco, sta chiuso, metti di lì da sac. Non ti preoccupiamo, Peghi. Adesso falla entrare. Fa 30 secondi, falla entrare. Arrostavo. 30 secondi? No, fra 30 secondi. 30 secondi lo puoi fare entrare. Il momento che mi siedo. Falla entrare. Posso entrare adesso? Sì. Yeah.
Io sto qua, che mi dovete dire? Dovete aspettare, sto scrivendo, dovete aspettare. Vi aspettiamo. Bravo. Perfetto. Dunque, Bertolì, state massendì, qua è nato un fatto nuovo. Io sono stato vittima di un furto, mi hanno rubato il biglietto. Vita fatta, rubò biglietti. Me l'hanno rubato, l'ho perso, non lo so. E voi con questa calma, mo dici? Ma queste sono cose di pazzi. Ma voi non sentite voi? Ma vedete, l'avesse fatto una scusa a qualche parte, no, non mi ha ricordato. No, no, no. Qua stiamo parlando di una quaderna di 4 milioni. 4 milioni! Scusate, ma voi perché vi agitate? Il biglietto l'hanno rubato a me, non a voi. Ma l'hanno rubato ai santo mio, Ferdinando! Guardate voi, questo è tutto da dimostrare, i soldi tu, state zitto. Dunque, sentite Bertolì, siccome io sono un padre di famiglia, sono un imprenditore, non posso andare in galera per una carogna come voi, io adesso ho preparato una dichiarazione, voi la ricopiate di calligrafia vostra e me la firmate. Ecco qua, eh. Io senza il mio avvocato non firmo niente. Guardate, Bertolini te nell'avvocato, va alla vattene, tu firmi. Io non firmo niente. Tu firmi. Ti non firmo niente. Tu firmi. Piano. Piano! Andiamo piano! Andiamo piano! Parliamo con calma! Sì, sì! Allora, voi avete detto che il biglietto ve l'hanno rubato? Lo so. Che lo avete perduto? Sì, sì. Bene, io non ci credo! Sì! Così come non ci crederà nessuno in tutto il quartiere! Come potete ben vedere, caro il mio Don Ferdinando, il coltello dalla parte del manico! O tenghi! Facciamo in questo modo! Fatemi sposare vostra figlia Stella. Tirate fuori il biglietto da dove lo avete nascosto. E i soldi restano in famiglia. Io biglietto non lo tengo, ma sicuro lo tenesse. 1, 10, 20 biglietti. Tu a mia figlia non te la sposi. E capite, tu vuoi vincere i terni e le quaderne, ma alle figlie dei principali non te le puoi sposare. Ci vuole il consenso. Don Ferdinando. Voi siete un tipo classe. Ovvero. Ma mamma, facete girare il cervello! Ovvero, e che fai? Che fai? Caccia fa! Che fai? Allarghiamo la seduta. Bravo. Ci sediamo. E sentiamo questa dichiarazione. Sentiamo la dichiarazione. Dunque, illustrissimo signor Cavalier Ferdinando Quagliuolo. Ah, è che sì, devo ministro dei finanze. Vicino a te sono illustrissimo, stai zitto. Andate avanti. Sono molto dolente se avete avuto dei fastidi per me in questi giorni. Tengo a dichiararvi che tutto quello che si è detto intorno alla vincita dei 4 milioni è falso. Sì, sì. Il biglietto vincente spetta a voi perché voi solo ne siete il padrone e il dominatore assoluto. Mamma Luca, vi dichiaro poi che dopo 14 anni che ho avuto l'onore di lavorare nel vostro bancolotto, per ragioni di salute lascio volontariamente il posto senza avere nulla a pretendere circa la liquidazione e le marchette. Ricopiate e firmate, eh? Ferdinando, mi fate ridere. In modo faccio chiacchiere, voglio. Sì, voi tenete la fede. Ovvero. Sentite a me, non controllate più assalto. Sì. Allora, il biglietto lo avete rubato, ve l'hanno rubato male, lo avete perduto, peggio, lo avete nascosto, peggio ancora, perché io vi mando in galera. Prima che tu mi mandi in galera, ti mando diritto al campo santo. Quagliuolo, siete pazzi. Vabbè, guarda, che spara. Io aspetto che ha sparato, ma non firmo. Ma chi sei scemo? Io tiro. Tirate. Allora, guardate qua, guardate. Che? Ecco che si è fatto. Qua sta il mio petto! Tirate, sparate, sparate, accomodate! Sì, Gioacchino Murat, qua sta il mio petto! Ma guarda che se io tiro, tu muori! Mi sembra logico, voi tirate e muoio, mi sembra normale! Ma tu sei un incosciente! Facciamo così, ti do un altro minuto di tempo, ma pensaci sì, bene! Ma che ci ha già pensato? Ma mi facete passare un genio! Allora, ci ho pensato, non mi importa! Ah, non ti importa! Non mi importa! Non ti importa! Non mi importa! Non ti importa! E prima si ti importa che sei! Ah! Il signor Mario Bertolini ha voluto la mia assistenza in questa sua controversia! Io l'avvocato faccio e devo difendere i miei clienti, appropriazione indebita, diffamazione, estorsione, minaccia a mano armata, ferita guaribile in 10 giorni, facciamo 20, salvo complicazioni, la causa è ottima, mi volete consegnare il biglietto? Un biglietto non lo tenga. E chi ci crede? Voi ci credete? No! Fatevi sposare vostra figlia! La mia figlia sa la poscurtà! Ma che sta? Mario! Vostro marito ha fatta bravata, la sciaccata! Posang!
vi do appuntamento domani al giorno alle 4:30, per essere precisi le 16:30. Vi aspetterò a casa sua. L'indirizzo lo conoscete perché una volta era casa vostra. Firmerete voi una dichiarazione a lui che preparerò io stesso. Portate vostra figlia e lui metterà una croce su tutto quello che è successo, altrimenti appropriazione indebita, diffamazione, estorsione, minaccia a mano armata, canicidio, vi siete rovinato! Come vedete, si mi sparava per meglio. Tu sei una carogna, capisci? Sei una carogna e sei pure fortunato, perché per non inguaiare la famiglia mia, per non andare in galera, prima che tu trasiva, hai scaricato la pistola, perché sennò il camposanto ti mannava. Sei fortunato perché che sei scarica... Maronna mia, maronna mia, io muovo in mezzo a due, stavo perdendo la libertà, stavo perdendo la vita! E le ha perdere la vita, le ha perdere, ma cosa fai la vita tu? Disgraziato, ma tu che puoi a me, che puoi a me? Oh, biglietto, poi cane, sta qua, e io te lo do, però prima già dicere due paroline a papà, io biglietto ciurongo, sta qua. Tu sai come una verità, se il biglietto era mio, se tu i numeri li volevi dare a me, se la vincita aspetta a me, e allora non se ne deve vedere bene, deve passare 4 milioni di guai, ogni lira una disgrazia, comprese le malattie insignificanti, le malattie croniche, quelle infettive, le malattie mortali, rottura, lesione e perdita degli arti superiori e inferiori. Peste e culera, fritte e miserie, scaglienze e fama in casa Bertolini fino alla 7ª generazione, sagliena e sennenna. E mo te, piglio tuo biglietto e battene. Battene! Via! Fuori! Fuori tutti! Giadavenna! Fuori! Giadavenna! Papà, mi raccomando! Si tratta di prendere in considerazione la nostra posizione veramente precaria. Accomodate. Attenne forte. Permettete? Signore, ma io che ci posso fare? Mettetevi nei miei panni. E voi mettetevi nei miei. Dal giorno della maledizione non abbiamo trovato più pace. Mario, mio nipote, dopo 5 minuti che era stato maledetto, cadde per le scale e si spezzò un braccio. Ad oggi è 1 mese e lo tiene ancora ingessato. Io, poverina, passai la notte a fianco al letto suo dell'ospedale. Approfittando che non c'era nessuno in casa, entrarono i ladri e ci rubarono tutto. Certamente dovettero accendere qualche candela. Chissà che diavolo combinarono. Prese fuoco una tenda e addio roba nostra. Non si è potuto salvare nemmeno un tavolinetto. Sapeste che stiamo passando, arrangiati, sopra una cameretta ammobiliata, creditori che vanno e vengono, uno scorno. Noi siamo sempre stati puntuali con le nostre obbligazioni. L'avvocato vuole essere pagato e mio nipote ogni volta che cerca di andare a ritirare i 4 milioni della vincita, passa un uaio. L'altro giorno, spinto da me dall'avvocato dato il bisogno urgente, mentre andavo in banca, non ebbe una bastonata tra il collo e la spalla da uno sconosciuto, il quale poi disse, scusate, non eravate voi, ho sbagliato. E mio nipote che starnazzava per terra. Signore, capirete, noi adesso siamo entrati dentro al 90 e gli alle maledizioni,
ci credo. Eppure io, ma mica posso ricevere a mio marito Ferdinando, per favore di ritirare la maledizione. Quella non se la ritira. Non se la ritira. Signora Guaiola, ma sapete vostro marito che altro ha fatto? Non contenta di tutto questo, siccome Mario mio nipote non è sceso al bancolotto per una quindicina di giorni, visto tutti i guai che ha passato, guardate qua, guardate, ci ha mandato il licenziamento per lettera raccomandata, guardate qua, ci toglie pure quel tozzo di pane che onestamente si procacciava mio nipote. Le pazze, pazze, che vi devo dire, qua vedete l'inferno aperto in casa mia. Oggi, sapete che ha voluto fare? Ha voluto fare il pranzo per festeggiare lo scampato pericolo di un mese fa. Ha invitato pure un Raffaello Prevede. Io non ho voluto cucinare, sa mi sissero in da cucina. E io non mi assetto a tavola, Non mi assetto. Guardatela che buffonata! Mi sta facendo odiare la buon'anima di mio nonno. Qui? Sì. Non si dice questo, non si dice. A bottega luce. Va trovando la luce. Sta fiendo le mulignane. Signore. Si trasita in da cucina, mi vengono fritto buoni, farina per terra, cassarola per mie zone, un coppa nato. La fondona si è appilata, la sta spilando agli tiri. La carne si è bruciata e il sette che così deve essere. Oh, dolce, poi, l'ha sbagliata. Invece ci mettere lo zucchero in da crema, ci ha messo sale. E siccome già ci stavano le amarene, ho detto che così io volevo fare. Agrodolce, così lo volevo fare, agrodolce. Ci ha già messo pure una mezza cipolla tritata, due chiapparelle, olive nere di Gaeta, zucchero, miele, aceto e così deve essere e così ce lo dobbiamo mangiare. Ci ho messo un piccione viaggiatore, purtroppo a me in notizie, purtroppo. La signora Bertolini, come mai da queste parti? Scusate, non vi do la mano perché è sporca di cucina. A te, palla, ricciagliatella che continuasse a frire in Mulignana. E appena volla manassa. Va bene, va bene. Don Raffaele il prete è venuto? No. Mo viene, tra poco lo vedete arrivare. Noi quest'oggi festeggiamo lo scampato pericolo del mese scorso, per quel piccolo incidente a quest'ora. Io dovrei stare in galera e vostro nipote al cimitero. E voi pure festeggiate questa data in famiglia, sì, festeggiate. E voi ci avete mandato quella lettera stamattina. Ah, lettera? Quale lettera? Di licenziamento. Ah, è arrivata? Che peccato, quanto mi è dispiaciuto. Sì, beh, come potevo andare avanti con un impiegato in meno? Sapete, là c'è folla, ho bisogno di personale efficiente, sempre presente a disposizione. E ho aspettato il tempo necessario per non mettermi in difetto. Sì, 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 sì. Ho pagato la multa, le marchette arretrate, mi sono procurato il libretto di invalidità e vecchiaia, se no quello vostro nipote andava ai sindacati. Appena sono stato nel mio diritto, ho preso la via e l'ho licenziato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Quanto mi è dispiaciuto! Dopo 14 anni, ma tutto giunge a fine, tutto giunge a termine, donna Bertolini. Adesso ho assunto un bravo giovane, sì, senza tanti grilli per la testa, efficiente, sulla settantina. Uno di quegli uomini che difficilmente si innamorano e difficilissimamente fanno perdere la testa alle figlie dei principali. Senti quanto è indisponente. Non parlate sottovoce perché vi sento. E saluta a lui. E saluto a chi passa. Adesso come faccio? Metto un nonnino, 70 anni, appena assunto in mezzo alla via, come faccio? No, noi non siamo in mezzo a una strada, no. Ma voi avete altre risorse, avete bisogno di lavorare voi. Dite a vostro nipote che se facessero fare l'oresuon, sì, si sogna qualche parente suo, naturalmente, lascia in pace i parenti degli altri, combina quattro numeri, gioca, vince e andate avanti. Ah, e poi voi avete i 4 milioni, non avete ritirato ancora? No, ancora. Voi dite che avete bisogno, se non l'avete ritirato. Buongiorno, ecco qua. A tutti, grazie buongiorno. Don Ferdinando per l'invito, vedo con piacere che vi siete messo in buona grazia con la famiglia e con gli amici e questo mi dà credere, mi fa assai piacere, signore. Buongiorno padre, ecco.
come stanno, mamma, va. Piccione? Un bicchiere d'acqua con l'anno. Precisamente come ricorda. Accomodatevi, don Raffa. Grazie, signora Concetta, grazie. Grazie, signora Concetta, l'umore come va? Ci sta Luana, saluto a quella, a tutto quanto. Ditelo anche a don Raffaele, che pure che parlate a bassa voce io vi sento. Vieni, tieni a capa tosta, ci puoi trovare chi tacci. Prego. Grazie. A porta. Signora, che ci posso fare, signora Concetta? Io impazzisco per acque anice. Ce ne siamo accorti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Sì, buongiorno. Avvocato, come state? Da queste parti, un bicchiere acqua e anice. No, grazie, non bevo. Anice assoluto. Non mi piace l'anice. Un bicchiere di vino. Non voglio niente, ma sono venuto perché devo parlarvi. Vostro nipote è stato arrestato. Oh. Arrestato? Sì. Quando? Un quarto d'ora fa, sull'auto. Non lo hanno saputo da pigliare. No, non voglio niente, grazie. Ah, un quarto d'ora, domandatelo a vostro marito il perché. Ma perché, scusa, che ne sa, ci sto a casa mia. E ve lo fai dire da vostro padre, che deve stare molto bene informato. Mio padre sta fuori dai comandi vostri. Sentite, mi sto facendo il croce che la mano smerza e chi apre più la bocca c'è da tremare. Gesù, che il povero uomo è un mese che non sa più che altro deve passare. Se solo pensa di andare a ritirare i soldi della vincita come suo diritto, passa l'uaia. Un'ora fa sono stato da vostro nipote per convincerlo che in fondo si tratta di un suo pregiudizio al quale non deve dare importanza. Oh, bisogno ci sta. Io devo essere pagato perché non campo d'aria e che era necessario ritirare i soldi della vigile. Basta, dopo una lunga discussione finalmente l'ho convinto. Sa mise chi lo malauri e i biglietti in da sa che siamo scesi per andare all'intendenza di finanza. Sì. Sull'autobus, santi Dio, stavamo per scendere, un signore si è messo a strillare. Fermi tutti, il portafogli! Mi hanno rubato il portafogli! Ci siamo fermati, tutti quanti chiusi dentro. Dopo un'ora un brigadiere con due guardie ci hanno fatto scendere e ci hanno perquisito una alla volta. E dentro la tasca di vostro nipote si è trovato un portafoglio e chilo signore. Evidentemente il ladro a occhi ce l'ha misera in da sacca. E mo vediamo quello che si può fare. Io volevo anche seguirlo, ma mi ha avvistato uno che doveva avere certi soldi da me e me l'ha già avuto a fui. Federà, io sono venuto per parlarvi seriamente. Per quanto riguarda vostro nipote, voi state senza pensiero. Ho telefonato io a un mio amico che conosce il commissario, cercherà di sistemare lui ogni cosa. L'importante ora è convincere don Ferdinando. Ma convincere di cosa? Ma che volete da me? Che c'entro io? Centrate, don Federà, centrate. Vi faccio vedere io come centrate. Scusate, se mi lasciate 10 minuti solo con don Ferdinando mi fate piacere. Sì, grazie, grazie, molto gentile, grazie. No, padre, padre, voi restate, mi fate piacere se rimanete presente. Volete così. Grazie. Dunque, don Ferdinando, possiamo sederci 10 minuti, parlare seriamente, serenamente? Io già sto qua, accomodatevi, grazie, padre. Prego, padre, accomodatevi, dunque. Prego, dunque, prego. Quello che sta succedendo è semplicemente vergognoso. Voi da una parte, Mario Bertolini dall'altra. Mi sembra di avere a che fare con dei ragazzi. Padre, non so se avete saputo come Giuda Formio fa tra acqua terna. I 4 milioni? Già. Veramente no. E che don Ferdinando qui in un momento di ira, se vogliamo giustificata, mandò all'indirizzo di Mario Bertolini una maledizione. No, scusate, ma non ho maledetto. Lasciatemi parlare, perdonate, altrimenti io mi imbroglio, don Raffaele già non capisce. Parliamo una alla volta. Dopo parlo io però. Va bene. Dunque, da quel momento il mio assistito Mario Bertolini sta passando cende una disgrazia, specialmente quando decide di tirare il premio. Ora noi siamo gente di età, uomini seri, possiamo stare a credere alla maledizione? No, avvocato, piano, un momento, la maledizione è una cosa seria. L'anatema, sì, veniata a cassette. Ma scusate, voi vorreste distruggere l'anatematismo, la condanna, la confutazione, la riprovazione di errori commessi per cui l'anatema veniva posto quale offerta votiva e quindi esposto alla pubblica maledizione perché consacrato agli dèi infernali. Vorreste distruggere tutto questo? E quanto è bella l'avvocato, eh sì, ma lo ha manato di casa sotto su netto. No, un momento, io non voglio distruggere proprio niente, semmai non credo a questa maledizione. Capisco benissimo che nei confronti del mio assistito Mario Bertolini gioca molto il fattore suggestione. Capirete, chi l'è prevenuto appena si muove fa guai.
E poi pure perché, scusate, ma allora sarebbe bello. Uno si sveglia la mattina e dice, tizio mi è antipatico, lo maledice, lo distrugge. Ma dove siamo arrivati? Ma allora se guai che sta passando il vostro cliente Mario Bertolini, voi non l'attribuite alla maledizione di Don Ferdinando? Non capisco in questo momento che cosa gli venite a chiedere. Bravo. Allora secondo voi non solo ha fatto bene a maledire, ne avrebbe anche l'autorità. In ogni modo ha maledetto. E ha fatto bene. Non saccio se ha fatto bene. Signori, scusate, dove vogliamo arrivare? Posso dire una parola io? Prego. Allora, io non ho maledetto nessuno. Potete voi dire, avvocati, che io ho maledetto il vostro cliente. Ma avete detto col sangue agli occhi, rivolgendovi all'anima di vostro padre. Che ho detto? Io biglietto c'ho ronca, ma non se ne andavere bene. Le ha fa passare 4 milioni di guai. Sì. Un guaio per ogni lira. Esatto. Comprese le malattie insignificanti, le malattie mortali, sì, le malattie croniche, le malattie infettive. Bravi, infettive. Sì. Rottura, lesioni e perdite di arti superiori e inferiori. Non è forse vero che vi siete rivolto all'anima di vostro padre? Sì, ma se che cosa? Se che cosa? Non l'avete detto? Non vi conviene? Se che cosa? Se il biglietto era mio, se i numeri mio padre li voleva dare a me, se la vincita aspetta a me, allora da passare 2, 4 milioni di guai, la rottura, eccetera, eccetera. E questa è maledizione. Ah sì? Ah, questa è maledizione. È una proposta. Una proposta che evidentemente è stata accettata. State ancora a parlare su fatti, io nervoso come stavo quel giorno, mi ricordo, perché mi rivolsi all'anima di mio padre. Ma che c'entra l'anima? È sempre la fantasia che lavora, è vero? Ma che fantasia è fantasia? Qui subentra l'imponderabile. Mm. Qui bisognerebbe fare dell'esorcismo. Mm. Chist, sono spirito maligno. Mm. Vostro padre al lato mondo si sta spassando pure a me. E allora pigliate l'anima di mio padre e portatela in tribunale. Signori, ma non vi rendete conto che state bestemmiando in mia presenza? Ma finitela una buona volta. Adesso sono io che dico basta. E anche io. Chi è? Anche io dico basta. Poi. Buongiorno Don Raffaele. Buongiorno. Buongiorno a tutto quanto. Che hanno fatto? Vi hanno rilasciato? Lo so, a lui soprattutto gli dispiace. No, figurati, già. Tanto buono quel vostro amico avvocato, si è fatto in quattro. Sì, sì. Scusate, ma voi che siete venuti a fare combinati in questa maniera, un braccio ingessato, bianco in faccia, che volete da me? Voglio pregarvi di non pensare più a tutto quello che è successo. Ci ho pensato e mi sono convinto che i 4 milioni spettano a voi. No, no. Qua sta il biglietto. Stracciatelo, regalatelo, è il vostro. No, 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 il biglietto è vostro, i numeri mio padre li ha dati a voi. No, 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 no. Ritiratevi il premio, no, no, è no, vostro, no, è vostro. No, no. Il biglietto è vostro. Non, signore. Perché vostro padre credeva di trovare voi in quella stanza. Tanto è vero che dicette, picceri, il biglietto è vostro. No, 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 quella piccerilla, quella è la fantasia, voi vi siete sognati i numeri, la vincita aspetta voi. Sentite a me, pigliate il biglietto, ritiratevi il premio. Se ve lo potete ritirare. Un Ferdinando, parlammo seriamente. Vai. Un Ferdinando, io non voglio morire. Io sono giovane e non voglio morire. Questo biglietto non mi piglia, sordi, non ne voglio. Aia! 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 Ma neanche io li voglio. E chi si è piglia? Po? Nessuno. Non si piglia nessuno. Noi non ne volevamo. Ce ne dillo tu, accattano tutto fiore e mietta gilla a Nazzolo. Noi non avevo bisogno di denaro, non ne abbiamo bisogno perché siamo giovani. E tu non tieni conto, perché un padre che viene chiagna era figlia sogna, con maggio chiagnuti e giorno passato si smuova a compassione. Vattene, non ti voglio bene più, ma anche sì che... Una scena straziante, mi ha commosso fino alle lacrime. E ha ragione, sei cattivo, sei perverso, sei malvagio, si sangue bimbo. Allora si contenta quando può torturare gente. E se un potesse fare con la che chi spilla sarebbe felice. Ferdinando. Ma non tiene mai un onore età, ma stai sempre bene in salute. Ammi
lietto di una ventina di giorni rintano un lietto con un po' che freva. A così stanno un po' tranquillo tutto quanto. Santa fede di Dio, che somma sta sempre in una maniera. Come si cocca, così si scelta. Come si scelta, così si cocca. Come? Quello vede due ragazzi che si vogliono bene, che hanno la fortuna di mettersi a posto pure finanziariamente. Padre, capite? Pure finanziariamente. No, signore, non fa buona. Sante a scusa chi li chia, chi sto cira, chi sto scanna. È arrivato il re come alla scoppola. Ferdinand, io ne faccio fuori, capite? Li faccio scappare. E poi ci vado io in coppa tribunale a fare deposizione. Potrei farmi a causa a tutti i presidenti dell'Italia. Che natura sbagliata. Che essere animalesca. Ferdinand, e quando si scucciata. Ferdinand, show, show, show. Ferdinando, show. Il pranzo è pronto. E che è sto funerale? Il pranzo è pronto, è una notizia buona, allegra. Bisogna darla con gioia. Il pranzo è pronto. Il pranzo è pronto. Non fa caricature che te ragazzi. Che c'entra? Allegro. Allegro. Regolare. Regolare. Ma non troppo. Beethoven. Agliati! Il pranzo è pronto, padre, accomodatevi. Grazie tanto. Prego, prego, prego. Avvocato, sì? Fate penitenza con noi. Non vorrei disturbare. No, a roba ci sta, prego, metti un posto all'avvocato. Grazie, grazie. Da questa parte, vicino a Don Raffaello, lo volete vicino? Io sì. Bravo, bravo. A te, sciolo. Vai, vai, sciolo, tu non da siete. Mangiamoci questa schifezza che ha preparato lui. Tiene ragione che c'è stato Raffaello prevede. Sì, sì, sedete, sedete. Sediamo, sediamo. Vai presto, sedete. Dunque, prima di fare le porzioni, di metterci a tavola, vorrei dire due parole. Quando un giovane si innamora di una ragazza e se la vuole sposare, parla con la madre di lei, è vero? Ma parla pure con il padre. Perché il padre non è una mazza e scopo, non stare in da casa solo per portare il mensile, pagare il pigione e saldare i conti alla sarta, la modista e la parrucchiera. La passeggiata, ma Stella dove è andata? L'avete vista? Io sono uscito con quel giovane, sono andato al cinematografo. Ah, bravo. E ma Stella ancora non si è ritirata? È uscita con quel giovane, sono andati a ballare, sai com'è? Si devono conoscere, devono sperimentare i caratteri. Poi all'ultimo, quando se lo ricordano, se le cose vanno bene, dice, sai, stasera viene a tavola, viene a cena quel giovane, si viene a presentare. Ah, bene, mi fa piacere. Bene, bene, bene. Se invece le cose vanno male, il ragazzo cambia strada, non si fa vedere più e la ragazza resta sperimentata. Dunque... Voi a detta di mia moglie siete innamorato di mia figlia Stella? E perché? Voi non lo sapete? No, non lo so. Perché lo devo sapere? Voi me lo dovevate dire. Siamo dentro al bancolotto, gomito a gomito, tutti i giorni. Ma che fai? Avete parlato solo con la madre. Avete visto che succede a parlare solo con la madre? Col padre dovevate parlare. Dunque, siete innamorato di mia figlia Stella? Sì, signore. E io acconsento a questo matrimonio. Oh. Aia! Ah, l'hai fatto male! Brava figlia mia, brava! Dunque facciamole. Ah! Donna Erminia, vi volete accomodare con noi a tavola? Prego, metti un posto per Donna Erminia. C'è il biglietto, l'avete lasciato sul tavolo, Bertolini. Dunque voi siete tutti testimoni che il signor Mario Bertolini è venuto qua spontaneamente, senza alcuna pressione da parte mia, mi ha dato il biglietto, mi ha detto che lui non lo vuole, che il biglietto spetta a me, che mi devo intascare il premio, è vero? Siete tutti testimoni. Avvocato, questi sono testimoni vivi, questi li possiamo portare in tribunale. È vero Bertolini, confermate? E va bene Bertolini, va bene. Io vi ringrazio, accetto il vostro gesto nobile e spontaneo.
Ho pigliato un biglietto, mi metto in da sacca e quando sarà il momento mi ritiro il premio. Perché siccome ho dato il consenso a questo matrimonio, vuol dire che mia figlia Stella porta al signor Mario Bertolini una dote di 4 milioni. Oh, 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 oh. Brava, figlia mia, continua, continua. Mettiamoci a tavola, facciamo sti porzioni. Ah, un'ultima cosa. Bertolini, mi raccomando, tu a mia figlia le avule ben assai. Le ha fa felice perché Stella è la vita mia. Ma papà, papà, no, perché sennò io non ci metto niente, due paroline a papà. No! Pure stasera pubblico tutto pieno, ringraziamo veramente perché questo lavoro sta andando molto bene. Prima di andare avanti con altri, scusate un pochettino la voce, vi voglio presentare gli attori: Gianni Gabrieli, Domenico Bottone, Nicoletta Torino, Rossella Di Lucca, Carmen Di Mauro, Fausto Bellone, Tina Gesù Maria, Amedeo Mattino, Fiori. Allora, sono due attori che non li nominate ancora perché alcune cose le dobbiamo dire, perché tutti quanti noi della compagnia siamo onorati. Questo spettacolo, insieme a noi ci stanno due attori professionisti della compagnia di Luca De Filippo che già hanno fatto con penso due anni di replica, Non ti pago, fino a quando c'era Luca De Filippo, poi è morto Luca De Filippo, l'hanno continuato con Gian Felice Imparato, quindi hanno rimasto con i propri ruoli, sia Gianni Cannavacciuolo e Giovanni Allotta. Noi si sono sacrificati, insomma, insieme, a parte poi siamo pure amici, però veramente con tanta tanta umiltà insieme hanno mantenuto i ruoli che tenevano a loro con Luca De Filippo, sono stati qua a fare le stesse cose, potevano veramente pretendere tanto da noi, invece siamo stati tutti quanti insieme, abbiamo lavorato veramente bene, stiamo avendo un grande successo, ovviamente questa grazie un po' a tutta la compagnia, ma maggiormente grazie a loro due. La regia è di Gianni Allotta. E grazie per la scuola. Poi un'altra cosa che volevo dire a Amedeo Mattiello, signori, no, ciao, ma fa. Amedeo Mattiello per 25 anni ha fatto la mia spalla su questo palcoscenico. Sono stato onorato e sono onorato di aver fatto questa serie, io la spalla a lui. Grazie.
volevo ringraziare un po' tutti quanti le persone che stanno dietro alle quinte, che lavorano con noi, e sono il tecnico Danny, Gennaro Ferrara per le scene, Lillo Piccolo, direttore di sala, le ragazze che sono Michela e Alessandra, e Laura, mia moglie, che senza di lei non si può fare niente. Anche da Lucia, lei per scandire la semma, vi esce la poca a Andrea Lucia, direttore di scena. Poi volevo darvi degli appuntamenti per quanto riguarda... Sì, sì, è chiaro, no, non dobbiamo dire ancora altre cose. Anzi, no, diciamo prima questo che è molto importante. No, no, nel senso che... grazie, volevo... innanzitutto poi ringraziare tutta la compagnia perché abbiamo lavorato con... a intermittenza, noi siamo andati via per la tournée, poi siamo ritornati, per cui il lavoro che c'è stato lo hanno fatto principalmente loro, quindi sono una compagnia che sono affiatatissima, quindi noi siamo stati onorati e Gianni di farne parte, e quindi ci stiamo divertendo, stiamo lavorando bene, quindi siamo noi che ringraziamo loro. E poi stasera, siccome noi poi oltre al teatro, oltre ad essere colleghi, siamo anche amici, ci è venuto a trovare un nostro collega, amico, un volto noto, che voi tutti conoscete, ha fatto con noi Non ti pago, ma comunque è un grande del teatro e del cinema, e è venuto da Roma, e quindi voglio dire, nonostante dei piccoli problemi, insomma, e lo volevo ringraziare pubblicamente perché merita lui e la moglie questo applauso. Nicola Di Pinto. Nuovo Cinema Paradiso, la piazza è mia. Grande. Allora, adesso diamo un pochettino quelle che sono la programmazione per i prossimi spettacoli. Dunque, cominciamo. Allora, il 13 e il 14, quindi la settimana prossima. Aprile, domenica dei Palma. Ci siamo, c'è il Teatro dell'Ovo con Napoli Notturno, tratto da Napoli Milionario, una visione un po' particolare, e siamo in scena con la regia di Raffaele Patti, sia io che il collega Fausto Bellone. Sì. E quindi siamo sabato e domenica prossima. Poi 10, 11 e 12 maggio c'è la mia compagnia e facciamo Cose Turche. Benissimo. Guardate, dovete venire. Questo, con Cose Turche potete anche prenotare se volete già quando ve ne andate. Poi io ci sto il giorno con la mia compagnia sempre, il 19 maggio, che è domenica, con uno spettacolo di beneficenza che si chiama Equivoci d'amore. Va bene? Che lo facciamo qua al Teatro Izzo alle ore 19.30 e 19. Anche questo, se volete, potete prenotare, altrimenti dovete prendere il numero di telefono che potete chiamare a questi signori che fanno la beneficenza e prenotate direttamente lì, o quando ve ne andate potete prenotare dalle ostesse che stanno fuori nella hall del teatro. Signori, che altro vediamo? Buona pace. Ernesto Cunto! A San Celeste, San Celeste, il prete ce l'ha detto. Dove sta sta signora Celeste? Auguri! Noi l'abbiamo detto al prete, abbiamo fatto direttamente durante la messa. Abbiamo parlato di San Celeste. Auguri signora, di vero cuore, con quello si chiama Celeste. Celestino. No? Buona Pasqua! Buona Pasqua, buona mi Pasqua. Raccomando, vogliamoci bene. Non mangiate assai. Però vi devo dire una cosa, io devo ringraziare a dei ragazzi che fanno parte della compagnia di Maddaloni, io conosco solo uno bene al due, Francesco Boe e Alessandro, eccoli là, che sono degli artisti veramente nei ruoli degli spettacoli di Edoardo De Filippo. Se non sbaglio, però, chi sta, è inutile che parliamo, stiamo a ottobre, poi diciamo una volta, con l'altro spettacolo. Grazie, sono bravissimi, io li ho visti. Grazie.